Enti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori. Franco da Mantova, dimmi. Non lo so, non mi ricordo più. Come non ti ha mai detto? Ma va, fanculo, va. Paolo da Modena, dai, ma vai a fare in culo, stronzo. Via, Paolo via, da Modena, via, dai. Via. Pronto? Poverino. Perché, poverino, scusa? Pronto? L'abbiamo richiamato e dice non mi ricordo più, ma vai a cagare. Vabbè. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Aspettatevi di tutto. Nella zanzara c'è il melame di porco. Ma è impazzito, no. È impazzito. Fango e merda. L'unico posto dove si può esprimere liberamente la propria opinione è qua. È questo, non c'è dubbio. Allora, sì. Che pensi degli omosessuali? Gli omosessuali è sempre esistita. Nella... Però? Dottor Giuseppe, una cosa importante. Sì. Si confondono alcuni concetti. Il sesso, l'eros, l'amore. Io disapprovo l'omosessualità. Ma è un sesso sano di una volta. Ma dove cazzo è andato a finire? Qua non ci fanno più figli, ci sono cornuti, c'è gente che anziché disapprovano la poligamia, hanno 5-6 donne. Siete rovinati. I musulmani hanno 5-6 figli. Pieno di frocio ovunque, stai dicendo. No, abbondano. 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 Ma un uomo di fede può parlare. Dimmi. Fatti chiara amicizia lunga. Non chiamatemi né amico né fratello. Ma non ti chiamiamo più. Vai, ma nessuno ti deve chiamare più. Stai zitto, cretino. E tu io saresti un tutto. Uomo religioso. Guarda, ma senti come parli. Ma è un petulante. Questo non è un giornalista, è un petulante. Scusami, è obbligatorio urlare in questo programma? Silenzio! Sono quello tutti i zanzarosi di merda, ciao! Ma scusa, ma come parla un esponente? Paese di merda che siamo veramente un paese del cazzo. Una azienda, una grande azienda che si chiama Mica Chips, ho avuto la fortuna questa mattina di parlare con il fondatore di questa azienda. Una grande azienda decide di fare una campagna pubblicitaria geniale, devo dire la verità, mettendo in mezzo certo delle suore, ma era chiaramente una provocazione, ma non si possono nemmeno più fare queste provocazioni. E cosa succede? Che saltano addosso tutti, l'ostia, che non è un'ostia naturalmente, ma una patatina in bocca ad una suora, desta scandalo nel 2024. Ma voi vi rendete conto di quello che è successo? E questo filmato, questa pubblicità è stata bloccata da un'associazione, da un istituto di autodisciplina pubblicitaria, perché sentite: la comunicazione commerciale non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose. Cioè, basta che si alza un pillon qualsiasi, basta che si alza un Adinolfi qualsiasi, o un'associazione, o non so che cosa, o un capo di Stato estero. Il capo di Stato estero che abbiamo a Città del Vaticano, basta che dicano A, B o C perché una cosa diventa offensiva. Non si può fare una pubblicità con una suora cui viene messa in bocca una patatina, perché si offende la religione, si offende... Ma dai, su, dai! Che paese! E poi c'è il comune di Torino, mentre non si può fare pubblicità naturalmente con una suora che prende una patatina in bocca, il comune di Torino, con tutti i problemi che hanno le città italiane, con i grandi problemi che hanno i trasporti italiani, cosa fa il comune di Torino? Si inventa le tessere transgender, ragazzi. Le tessere, io divento pazzo. Le tessere transgender. Parenzo sarà d'accordo perché dirà:
che fa di male? Se uno non si riconosce nel suo sesso, riceve una tessera, la tessera per il trasporto pubblico, l'abbonamento del trasporto pubblico, con il nome che vuole, anche, che cazzo ne so, Polifemo. Polifemo, se uno si sente, che ne so, un personaggio della mitologia. Ragazzi, siamo a ridicolo. Per viaggiare con dignità, nel rispetto della loro identità di genere. Ma secondo voi un transessuale, o chi non si sente né maschio che femmina, viaggia senza dignità se non c'è scritto sopra il nome che vuole? Ma di che cazzo parliamo? La tessera dei trasporti transgender? Ma mi sono rotto il cazzo di queste cose, mi sono rotto il cazzo a istituzioni, comuni, università, che pensano a queste cose invece di risolvere problemi più gravi. Da Roma, David Parenzo, buonasera. Incredibile. No, io in realtà non ho assolutamente nulla da dire, se tu non hai una mai cosa, nulla se non da dire, una, come al niente, solito, mai, zero, mai, nulla, mai. Se non una domanda: qual è stata l'unica trasmissione televisiva che ha mandato in onda proprio oggi il famoso spot tutti al centro della contesa? Ne hanno parlato tutti e ne ha discusso in un bel dibattito civile, aperto, senza andare sopra i toni, senza fare troppe risse. Qual è stata l'unica trasmissione in Italia che oggi ha avuto il coraggio di trasmettere per intero quello spot? Una trasmissione che va in onda dalle 11 alle 13:30 e che alle ore 12:09 di oggi ha deciso di affrontare questa spinosa questione italiana. Ma ce ne fottiamo di quello che hai fatto in televisione. Ora, qui ce ne fottiamo, ma non è la cronaca di quello che fa in televisione questa trasmissione, per fortuna, dai. Tu non hai avuto il coraggio di mandarlo in onda. No, avete chiacchierato, allora, inutilmente. Anzi, aspetta, ti manderò in onda degli esponenti che sono di destra e di sinistra contro le patate chips, contro Amica Chips. Io sono circondato, fatti mandare la foto, perché qui, come al solito, nonostante siamo nel 2024, nonostante siamo nel lato di Confindustria, ancora non si riesce a fare il collegamento video tra casa di Parenzo e questa trasmissione. Sì, cioè, non male. C'è il video, meno non male. C'è il video. Comunque, meno male. Qui meno sono male. Circondato da patatine chips che mi hanno gentilmente inviato gli amici di questa grande azienda. Grazie. Bisogna fare una grazie, generale. Bisogna Vannacci, fare una grande battaglia di cosa libertà. C'entra Vannacci con l'azienda? Ma dice grazie in generale, perché lui è esempio di italianità, un'azienda italiana. Ma e dunque lui dice di essere, anzi te lo faccio subito ascoltare. Io cosa sono promotore Vannacci di italianità. Io so perché dice di essere promotore di italianità. Senti Vannacci. E sono un promotore dell'italianità. Lei immagini un poco quale contraddizione. Noi andiamo fieri del Made in Italy, ovvero un oggetto per il semplice fatto di essere costruito in Italia, con un know-how italiano, con dei materiali trovati in Italia, acquisisce un plus valore, però rifiutiamo l'italianità da un punto di vista sociale. Vabbè, adesso non so cosa voleva dire, però lui è un campione di italianità. Italianità, signor Vannacci. Ma perché la Schlein non è una campionessa di italianità? No. Adesso non esageriamo, la Schlein. Schlein, campione di italianità. Calenda, Renzi non sono allora, campioni di italianità. Ti faccio sentire alcune persone, forse transitate dalla tua trasmissione, forse, non lo so, forse anche da altre, che hanno attaccato una grande azienda italiana come Amica Chips, una grande azienda italiana. Le hanno attaccata così sullo spot perché non si fa, una vergogna. A cominciare da quel direttore di un giornale che pare che si candidi alle europee, che si chiama Tarquinio. Signor Era Tarquinio. Ospite da me stamattina. Benissimo, era proprio lui ospite da me questa mattina. Sentiamo. Che ha fatto una pacata riflessione. Una pacata riflessione, ha detto una minchiata. A me ha dato fastidio vederlo personalmente, mi ha toccato in maniera dura. È come, penso, se per un ebreo vedere i rotoli della Torah utilizzati come birilli in uno spot, o per un musulmano vedere la pietra sacra della Kaaba trasformata in un paracarri o in qualcosa del genere. No, caro Tarquinio, ti avverto che nelle pubblicità che sono un po' come la satira, queste cose si possono fare. Io direi addirittura si devono fare. Ma lui dice che a lui gli ha dato fastidio, però certo che si possono fare. È stata sospesa questa pubblicità anche per colpa tua. Io penso che sia sbagliato fare la sospesa. Dopodiché io non ho fatto sospendere niente, anzi ho fatto una pacata in civile. Lazzaro era da me, era sempre ospite da me. Ma chi ti ha dato il permesso di prendere dei pezzi di trasmissione? Io frego tutti i pezzi e me ne fotto delle vostre reazioni. Senti, la trovo una pubblicità brutta, nel senso che poi è anche questo capito
capitalismo onnivoro che deve mangiare tutto. A proposito di patatina, hai detto questo, ecco, non parlerei mai di censura, non parlerei mai di... ecco. Ma che vuol dire poi che deve mangiare la patatina, capitalismo onnivoro? Ma che minchiate sono? Non si deve offendere la sensibilità? No, ma tutto può offendere la sensibilità. Firma dell'Huffington Post. Ma tutto può offendere la sensibilità, porca puttana. Ti ho dato un esempio di come si può costruire un dibattito senza dire volgarità. Quindi non raccontano i cambiamenti, non raccontano il mondo che appunto si sta modificando. Alcune pubblicità adesso lo fanno. Questo non significa che devi poi in qualche modo offendere anche quella sensibilità. Incredibile. Negoziare. Sì, appunto. Bonaga, mi stupisco che una persona intelligente... Mi stupisco come una persona intelligente, come un filosofo, una persona che conosco, molto intelligente, dica che manca di rispetto al mondo del credente. Ma che cazzo dici, Bonaga? Ma che minchia dici? Tu sei una persona grande, laica, te ne fotti. Certo, è un grande, ma gli posso dire in faccia che ha detto una solenne minchiata. Trattasi di politicamente scorrettissimo. Quando tu manchi di rispetto, che è la posta in gioco del politicamente corretto, sbagli. E in questo caso la posta in gioco è il guadagno pubblicitario di un'azienda. Allora, che manca di rispetto, io sono ateo completamente. Appunto. Manca di rispetto, come posso dire, proprio al mondo del credente. Manca di rispetto al mondo del credente perché una suora mette in bocca al posto dell'ostia una patatina. Ma che cazzo dici, Bonaga? Ma cosa sei diventato? Un bacchettone? Che sei diventato? Sei passato dai Tazebao, dall'università, dalla ribellione degli anni 70 a fare il reggicalze del capo di stato straniero? Dai, ma quello ti querela immediatamente, se me ne fotto. Hai preso il tiquarello anch'io, hai preso pezzi della mia trasmissione, certo. Senti. Ma una vergogna assoluta. Non pagherà Dazio? Mi dispiace. Io farei pagare Dazio, ad esempio, quelle patatine lì non le comprerei mai più. Essendo ateo. Strade in diretta. Buonasera, bentrovati, vediamo le notizie più importanti. In Piemonte è chiusa per incidente la A32 Torino-Bardonecchia tra Rivoli e Avigliana Est in direzione Bardonecchia. Code per incidente in Lombardia sulla A8 Milano-Varese tra la tangenziale ovest di Milano e Legnano in direzione Varese. Code per incidente sulla A4 Autostrada Serenissima nel percorso Veneto tra la A22 del Brennero e Verona Est in direzione Venezia. In Liguria un incidente provoca incolonnamenti sulla A7 Milano-Genova tra la A10 e Bolzaneto in carreggiata in direzione Milano. Code per incidente sulla A14 Adriatica tra Pesaro e Riccione in direzione Bologna. Infine andiamo in Sicilia per segnalarvi code per incidente sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo tra Mondello e Punta Raisi in direzione Mazara del Vallo. Da Radio Traffic vi saluta Lorenzo Zappullo. Strade in diretta tornerà alle 20:45. La Zanzara. 1, 2, 3, 4. Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171701. Non negateci un po' di sano qualunquismo. Eccolo qua, Cruciani, Leone da Tastiera 2.0, che al primo confronto vero della sua vita scappa con la coda fra le gambe. Ti mancava solo la divisa da tedesco, Cruciani. E oggi apposta perché è la festa del fine del Ramadan e a noi non ce ne frega nulla, bisognerebbe mangiare apposta il maiale, carne di maiale a tutta birra, panini con la salsiccia, rosticciana, maiale alla griglia. Mi dispiace molto che una persona intelligente come Klaus Davi, che conosco e che stimo assolutamente, parli, a proposito sempre della pubblicità di Amica Chips, parli di una provocazione da evitare.
e bisogna trovare altre soluzioni creative. Ma chi cazzo sei pure tu, Davi? Bisogna trovare altre soluzioni creative. Mo stasera lo chiamo magari al volo. Bisogna trovare altre soluzioni creative. Ma ragazzi, ma che cazzo siete diventati? Ma ce n'era uno da te, ce n'era uno da te che ha detto viva la pubblicità, viva l'indipendenza, viva la creatività e ma abbasso questo cazzo di bacchettoni. Tu non hai difeso un cazzo come al solito. Poi, giù, Klaus Davi. Guarda. Avrei evitato una simile provocazione proprio perché siamo in un momento storico particolare, momento in cui storico. Forse bisogna tenersi trovare altre soluzioni creative. Ne abbiamo visto Esselunga, ne abbiamo viste tante altre. Si può lavorare sui valori senza andare a toccare quella che è, consentitemi, l'intimità religiosa, il valore religioso, senza andare a infastidire. Sentiamo tutti gli altri. Ragazzi, se qualcuno non avesse sollevato questo caso, nessuno non se ne sarebbe accorto. Cioè, questi critici hanno dato forza a una campagna pubblicitaria. Questi critici, Klaus Davi, i vari, come si chiama, Bonaga, i Tarquinio, i cattolici vari, le associazioni, i Pillon, gli Adinolfi, eccetera, eccetera. Hanno dato forza. Sì, lui dice sì. Allora, volete sapere? Penso che sia giusto. È una pubblicità che è ovvio che scatena un dibattito. Inutilità del parere di Parenzo, perché non ha un cazzo da dire. Dovresti dire viva Mica Chips e viva la pubblicità. Invece stai zitto, stai muto e zitto. Giù Roma. Allora, posso dire una cosa? Secondo voi, del caso Fedez, di quello che ha detto a Belve sulla separazione da Chiara Ferragni, quanto me ne frega? Provate a fare, come dire, una gradazione, cioè da 1 a 10 del italiani, cazzo che me ne frega dei motivi forse di cui ha parlato Fedez dalla Fagnani sui motivi della loro separazione. Secondo voi quanto cazzo me ne frega da 1 a 10? Sentiamo. Ha influito il caso Balocco nella crisi? Sì. 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 Oh, ha influito. Ma che cazzo ce ne frega? Ma come che ce ne frega? Ma migliori italiani sono lì. Non ce ne fotte nulla. A leggere, a seguire. Ha influito le cronache il caso, no? Ma parlatene con gli avvocati. Che cazzo ma ce ne frega a noi? La cronaca rosa cos'è, ma se dai, non quello? Forza. È uno degli articoli a lui interessa adesso molto, sapere. A te interessa moltissimo. Se hanno litigato per il caso Balocco oppure hanno litigato perché scopano poco o perché che cazzo ne so, per motivi loro, perché si sono rotti i coglioni. Cronaca rosa, ne parlano tutti, no? Ne parlano tutti. Ormai cronaca rosa. Lo sta male. Gli studenti di un'università, non so quale, ma è uguale, che dicono che collaborare con altri imbecilli, che collaborare con Israele significa supportare il massacro. Vai a collaborare allora con cosa? Andate a collaborare con il Ruanda, andate a collaborare con l'Iraq, andate a collaborare con l'Iran. Fategli dei begli accordi con paesi che tagliano la gola alle donne o che le lapidano. Fate questo. No, dico a questi studenti, vai. Riteniamo che qualsiasi tipo di collaborazione ad oggi con Israele vuol dire supportare a livello tecnologico, a livello ideologico, ciò che Israele sta portando avanti, il massacro dei bambini, dei civili palestinesi, e le immagini che stiamo vedendo appunto all'ordine del giorno di fame e di devastazione a Gaza e non solo. È necessario boicottare in ogni forma, anche qua a livello accademico, qualsiasi tipo di rapporto con Israele, a livello economico certamente, ma è anche importante boicottare il supporto appunto ideologico e tecnologico che le nostre università stanno portando avanti. Super cazzole assurde, super cazzole ridicole. Io non ho capito niente. Ma non si capisce niente. Allora, il fratello di Filippo Champagne, Massimiliano Romeo, riesce a pronunciare attention please, mentre il fratello insulta Salvini, attacca Salvini alla grandissima su tutti i fronti, signor Filippo Champagne Romeo, il fratello dice attention please. Capogruppo della Lega? Sempre, capogruppo. Vale. Attention please, e via. Attention please, H24 in caina. Guai, attention please, comunque il parrucco e dentiera la vata, siamo belli. Omar da Milano, vai Omar.
Pronto, buonasera. Dimmi Omar, dimmi. Ok, dimmi. Ascolta, Cruciani, ultimamente ti vedo abbastanza teso, abbastanza spaventato. No, spaventato? Ti leggi. Ah, figurati. Sì, no, guarda, posso dire una cosa, Pioltello, parezzo testimone. Non sono spaventato da nulla, da niente. Non per spavalderia, ma proprio non sono spaventato. L'Islam radicale terrorista è pericoloso, l'ISIS. Non c'è. Non c'è alcuna intolleranza. Ho detto una cosa molto semplice: fin quando il Ramadan non verrà considerato, sì, oggi è l'ultimo giorno, non verrà considerato festa nazionale italiana oppure certificato da un ministero, no, ma non c'è bisogno. Aspetta, da un ministero, eccetera. Allora, legalizzare una festa, caro Omar, finché il Ramadan non sarà, possono decidere, sì, in base lo ai sappiamo, loro finché questo è quello che penso io, non me ne frega nulla di quello che pensa una scuola, scusa, di quello che no, fa una scuola. No, la storia di Pioltello è vabbè, ma che vuoi? Non ho capito cosa vuoi, Omar. Cosa vuoi? Non capisco. Cosa vuoi? Che cosa voglio? Il punto è che parli proprio come un intollerante. Se dovessi ascoltare, va bene, hai detto la tua cazzata. Silvio dalla provincia di Milano, vai, Silvio. Ciao. Allora ti dico solo questo velocemente: il concetto dell'amica Chips è complesso, nel senso, per uno che ha fede come me, o meno mi reputo, la patatina può tra virgolette la fastidio perché non intacca la mia fede. Se io però ridicolizzo l'ostia, i ragazzi, ma non è ridicolizzare l'ostia, non è ridicolizzare, no, la patatina ha la forma anche dell'ostia. Adesso la scarto una, ecco qua, dai, sentite il rumore, questa dipende, è la radio, è chiaro che ha una pubblicità che voleva far discutere, ecco, se no che ecco cosa qua, va a fare, eccola qua, la patatina ottenuto. Il suo intento l'ha ottenuto, perché comunque tutti parlano adesso dell'amica Chips. E dunque, ma che vuoi? Non ho capito. Ti ha offeso in quanto credente, sì o no? No, a me. Beh, questo sicuro si è offeso. Umberto dalla provincia di Imperia, dimmi. Umberto dalla provincia di Imperia. Ma puoi decidere tu se uno si offende o no. Dimmi, Umberto. Fermo là. Il 7 e 8 maggio tornano a Bologna Fiere i Tech Europe e i Charge, le fiere internazionali per l'industria della mobilità e della ricarica dei veicoli elettrici. In mostra le migliori tecnologie per l'e-mobility. 300 espositori, 3 padiglioni, mostre e convegni. Partecipa anche tu ai Tech Europe e i Charge. Martedì 7 e mercoledì 8 maggio a Bologna Fiere, gli eventi di business e networking per gli operatori dell'automotive. Info su itech.show. Con GH24 l'amministratore ha risolto rapidamente il problema di infiltrazioni. Così Martina, terzo piano, si gode il corso di nuoto. Tuffati in GH24, l'unico servizio assicurato per gestire imprevisti e urgenze delle parti comuni in condominio. H24. Scopri GH24 su gabettilab.it. La qualità su cui contare per un condominio sereno. Ad aprile ti abbiamo riservato offerte incredibili, così incredibili che sarebbe impossibile illustrartele tutte in pochi secondi. Per questo ti aspettiamo in concessionaria. Vieni a scoprire le eccezionali promo di R del mese di aprile. Sul web ci sono notizie negative su di te? Sono presenti informazioni o articoli su internet che danneggiano te o la tua azienda? Eliminali. Ora puoi. DigitalEx lavora per cancellare o modificare gli articoli negativi che danneggiano la tua reputazione. Vai su digitalex.it. Digitalex.it. Con questo meteo non so mai cosa mettermi. Indossa il cashmere ultra fine di Falconeri. È ideale per ogni stagione. Falconeri, il primo cashmere 4 stagioni, da 149 euro. Scoprilo negli store e online. Dottoressa, sono preoccupato. Mi sveglio e sento 2 anni a canone zero. Vado al lavoro e sento 2 anni a canone zero. Faccio l'amore e sento 2 anni a canone zero. Cos'ho che non va? Lei è sotto l'effetto di Telepass Plus. Passa a Telepass Plus. Non paghi il canone fino a 2 anni e hai 120 euro di cashback su tutti i servizi Plus. In più, puoi vincere un'esperienza a Casa Azzurri in Germania. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Offerta soggetta a limitazioni, valida fino al 2 maggio. Condizioni dei cashback, montepremi e regolamenti su telepass.com. Incredibile? No, Telepass. Pensa al domani, agisci ora. Scegli Etica SGR, un investimento per te, per il tuo futuro, per il futuro del pianeta. Scopri di più su eticasgr.com. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell'adesione leggere prospetto e KID. Caro Alex, è per te che mi sono inventato cuoco. E oggi la mia storia, la storia di Baldassarre Monge, continua con la stessa passione. Con il Mix Feeding.
secco al mattino e umido alla sera, con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, per garantire tanta energia e alta digeribilità ai nostri amici a quattro zampe, perché gli animali si meritano tutto il nostro amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Il potere delle relazioni umane. Migliora le tue interazioni con il metodo HCE, che sfrutta i 5 tipi di intelligenza, in 2 volumi dedicati alla teoria e alle sue applicazioni pratiche. HCE, la scienza delle interazioni umane, di Paolo Borzacchiello e Luca Mazzilli. In edicola dal 9 e dal 16 aprile, con il Sole 24 ore, a €12,90 in più. L'occasione perfetta trova sempre la sua strada. Guida Volvo XC40 Mild Hybrid con noleggio a lungo termine a privati. Canone mensile a partire da €350, €8,000 di anticipo, durata 36 mesi e 100.000 km inclusi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, offerta valida dal 1 al 30 aprile, riferita a XC40 B3 Mild Hybrid Automatico Essential Model Year 25, salvo approvazione di Arval Service Lisa. Importi IVA inclusa, servizi inclusi e limitazioni su volvocars.it, sezione offerte noleggio. Il segnale orario vi è offerto da con Fluentis CRP la tua azienda è più efficiente. Provalo online su fluentis.com. Sono le 19. GR24, il sole 24 ore. Esplosione in una centrale idroelettrica nel bolognese, 4 le vittime al momento, ma diverse persone risultano ancora disperse. Approvato il documento di economia e finanza, il governo abbassa le previsioni sul PIL, sale il debito, cambiano le regole sull'imposta di successione e donazioni. Voto di scambio, arrestato a Palermo un esponente di Fratelli d'Italia, l'antimafia chiede gli atti sulle inchieste di Palermo appunto, ma anche di Bari e Torino. Champions League, è la notte di Real Madrid-Manchester City, ma è allerta sicurezza dopo le minacce dell'ISIS. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. In apertura subito gli aggiornamenti sul gravissimo incidente nella centrale idroelettrica nel bolognese. Torniamo dunque a collegarci con il nostro Dario Ronzulli. Buonasera, sale a 4 il numero delle vittime accertate nella strage del bacino di Suviana. Le persone ancora disperse sono 3, 5 gli operai rimasti feriti, 3 illesi. È l'ultimo bilancio riferito dalla prefettura di Bologna, che ha precisato come le operazioni di soccorso siano estremamente complicate. I locali al momento sono sommersi dall'acqua, tantomeno è possibile fare sopralluoghi per capire effettivamente cosa è successo e quindi ipotizzare anche le cause. Secondo il sindaco di Camugnano, Marco Masinara, erano in corso dei lavori alle turbine, all'interno della struttura si trovava parecchio personale. L'incidente si è verificato sotto il livello dell'acqua, al piano meno 9, 30 metri di profondità circa. Pare che ci sia stato in una prima ricostruzione il crollo di un solaio, i soccorsi quindi difficili perché è entrata molta acqua. La diga del bacino artificiale di Suviana non risulta coinvolta nell'incidente e secondo quanto si apprende dai soccorritori l'esplosione è avvenuta in una centrale di pompaggio e turbinaggio che si trova a circa 2 chilometri di distanza dalla diga, che dunque al momento non registra alcun danno. Ovviamente ci sono stati tanti messaggi di cordoglio da parte delle istituzioni, si continua ovviamente con le operazioni di soccorso e naturalmente vi terremo aggiornati. Per il momento è grazie. Tutto, linea allo studio. Grazie, grazie a Dario Ronzulli, naturalmente torneremo ad aggiornarvi se ci saranno novità. Ora la situazione economica del nostro paese, perché oggi il governo ha approvato il documento di economia e finanza, rivista al ribasso la crescita, aumenta invece il debito e cambiano le norme su successioni e donazioni. Quest'anno la crescita sarà dell'1%, un po' meno dell'1,2% programmato in autunno con la nota di aggiornamento al DEF, ma superiore allo 0,6% stimato da Banca Italia. Il governo fissa l'obiettivo nel documento di economia e finanza e definisce le stime del debito in risalita, ma inferiore al 140%, mentre il deficit si attesterà al 4,3% del PIL. Crescita e deficit miglioreranno poi l'anno prossimo, il debito invece peggiorerà, appesantito dai costi del superbonus.
bonus, dice il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Intenzione dell'esecutivo è confermare il taglio del cuneo fiscale, sottolinea Giorgetti. Ci sono degli impegni che noi intendiamo mantenere, cioè quello della decontribuzione che scade nel 2024. Il DEF traccia solo il quadro tendenziale, ossia legislazione vigente, nulla dice sulla parte programmatica, cioè sulle scelte di politica economica e fiscale del governo con il loro impatto sui conti pubblici, perché, puntualizza Giorgetti, si è in attesa delle disposizioni di Bruxelles sulle nuove regole fiscali di bilancio. Il DEF definitivo arriverà quindi entro settembre. Le opposizioni attaccano, l'unica cosa certa è la crescita bassa, dice Alleanza Verdi e Sinistra. Per il Movimento 5 Stelle il DEF è un disastro e, secondo il PD, presentare il DEF senza la parte programmatica è da governo dimissionario. Critici anche i sindacati. Il DEF è un contenitore senza contenuti, una scatola chiusa, servono garanzie, sottolineano, sul taglio del cuneo fiscale. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Semplificare l'imposta di successione, di donazione e di registro, agevolare il trasferimento di aziende in ambito familiare, fissare una disciplina più organica di trust. Con il 12° decreto attuativo della delega fiscale approvato dal Consiglio dei Ministri, il governo punta a razionalizzare la disciplina delle imposte indirette, tranne l'IVA. La dichiarazione di successione verrà snellita e virerà verso il modello precompilato. Il passaggio sarà però graduale. Si partirà eliminando alcuni documenti già in possesso del fisco, come gli estratti catastali relativi agli immobili. L'imposta sulle successioni sarà inoltre liquidata e versata direttamente dal contribuente, senza attendere l'avviso dell'Agenzia delle Entrate, a cui è lasciato il successivo controllo. È un tributo unico, andrà a sostituire imposte di bollo, ipocatastali, tributi speciali catastali e tasse ipotecarie. Il decreto prevede poi che i trasferimenti di aziende o rami, di quote sociali o di azioni in ambito familiare non saranno soggetti all'imposta. Dario Acquaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Andiamo all'estero con gli aggiornamenti sulla guerra in Ucraina. Resta la centrale nucleare di Zaporizhzhia l'epicentro del conflitto tra Russia e Ucraina, con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica che giovedì terrà una riunione straordinaria per discutere i crescenti rischi di disastro nucleare nell'impianto dopo che nelle ultime ore un drone ucraino ha colpito il tetto di un edificio. La centrale è nel territorio di Kiev, ma dall'inizio dell'invasione è caduta in mani russe. La IEA ha chiarito che l'attacco in sé non ha costituito una minaccia diretta alla sicurezza nucleare. Intervenendo a un convegno a Bruxelles, l'alto rappresentante europeo Borrell ha rilanciato l'allarme sul rischio di un conflitto su suolo europeo. Una guerra convenzionale ad alta intensità in Europa non è più una fantasia, ha detto, precisando che l'ombrello protettivo americano non sarà necessariamente presente in futuro, quindi l'Unione deve essere più indipendente. Europa che ha confermato i limiti sulle importazioni agricole ucraine per calmare le proteste dei nostri agricoltori. Il grano è escluso dai dazi, ma per Kiev si stimano oltre 300 milioni di euro in meno di incassi in tempo di guerra. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Trattativa in stallo per una tregua in Medio Oriente, ma sull'intervento militare a Rafah il segretario di Stato americano Blinken dice che non c'è ancora una data. Non ci sono prove che Israele abbia commesso un genocidio contro i palestinesi, lo ha detto il segretario alla difesa americano Lloyd Austin nel corso di un'audizione al Congresso. Non abbiamo alcuna prova che sia stato commesso un genocidio, ha detto il capo del Pentagono, mentre la sua audizione veniva più volte interrotta dai manifestanti pro-Palestina. Intanto non si stanno facendo dei passi avanti sulle trattative per arrivare a una tregua al Cairo, mentre in Israele l'esercito ha completato un'estesa esercitazione al confine nord con il Libano, che ha visto coinvolte la 146esima divisione, forze della marina, dell'aeronautica, della polizia e dei servizi di pronto soccorso. Pare che Israele abbia previsto nell'esercitazione vari scenari. Completeremo l'eliminazione dei battaglioni di Hamas anche a Rafah. Non c'è forza al mondo che ci fermerà, ha detto il primo ministro israeliano Netanyahu, incontrando al campo di Tel Hashomer le reclute per il servizio dell'esercito israeliano. Valentina Furlan, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Arrestato per voto di scambio politico mafioso Mimmo Russo, ex consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Palermo. La commissione antimafia chiede gli atti su questa inchiesta, ma anche su quelle di Torino e Bari.
Prima Bari, poi Torino e ora Palermo. Le inchieste giudiziarie sul voto di scambio e sugli appalti scuotono il mondo della politica. L'ultima vicenda riguarda il capoluogo siciliano. Mimmo Russo, politico di lunghissimo corso, ex consigliere comunale di Fratelli d'Italia, ora sospeso dal partito, è stato arrestato insieme ad altre due persone con le accuse di concorso esterno in associazione mafiosa, voto di scambio politico mafioso, concorso in estorsione aggravata e concorso in corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio. In particolare Russo avrebbe favorito, sbloccando la variante del piano regolatore, la costruzione di un ipermercato, promettendo un certo numero di assunzioni a parenti di boss mafiosi e per avere il sostegno nelle elezioni comunali del 2022. Da presidente della commissione urbanistica al Consiglio Comunale di Palermo si sarebbe messo a disposizione per soddisfare interessi di persone vicino alla mafia. Gli atti di questa inchiesta finiranno ora alla commissione parlamentare antimafia, che ha chiesto le carte ai PM del capoluogo siciliano, come a quelli di Bari e di Torino, che stanno indagando sugli altri casi di voto di scambio. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. È scattata la custodia cautelare in carcere per i quattro italiani arrestati domenica a Maiorca, in Spagna, per un presunto stupro di gruppo. Quattro turisti italiani sono stati arrestati a Palma de Mallorca, nelle isole Baleari, per una presunta violenza di gruppo ai danni di una ragazza, avvenuta all'alba di domenica scorsa. Secondo quanto raccontato dalla vittima alla polizia spagnola, quest'ultima avrebbe conosciuto uno dei ragazzi, per poi recarsi insieme presso l'appartamento che l'uomo aveva affittato insieme agli altri amici. Arrivati sul posto, la ragazza sarebbe stata quindi aggredita sessualmente e violentata, riuscendo poi a scappare, portando con sé il passaporto di uno degli aggressori e recandosi in commissariato. La denuncia interposta dalla vittima ha attivato l'apposito protocollo per vittime di violenza sessuale, mettendo gli investigatori sulle tracce dei presunti aggressori, che sono stati bloccati poche ore dopo, in procinto di lasciare l'isola, ed accusati di violenza sessuale. Nei loro confronti il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere, senza possibilità di libertà provvisoria, dietro pagamento di una cauzione. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona. Il procuratore generale della Cassazione ha chiesto un processo d'appello bis per i fratelli Bianchi e per gli altri due imputati coinvolti nella morte di Willy Monteiro Duarte, ucciso a Colleferro nel 2020. Contestato il riconoscimento delle attenuanti generiche perché gli imputati sarebbero stati consapevoli delle conseguenze dei colpi inferti con tecniche di lotta MMA contro punti vitali. In secondo grado, i fratelli Bianchi erano stati condannati a 24 anni. È una 22enne francese la ragazza trovata morta in una chiesetta diroccata sopra la Salle in Valle d'Aosta. È stata identificata da alcuni parenti giunti sul posto. La ragazza stava facendo un giro dell'Europa, si cerca il ragazzo che era con lei. È morto a 94 anni il fisico Peter Higgs, Nobel per la fisica nel 2013. Higgs aveva previsto nel 64 l'esistenza di una nuova particella, il cosiddetto bosone di Higgs, ma passarono quasi 50 anni prima che nel 2012 l'esistenza della particella venisse confermata dall'acceleratore del CERN di Ginevra. Trento si prepara ad accogliere la 19esima edizione del Festival dell'Economia dal 23 al 26 maggio con la formula a firma del gruppo 24 ore. Dalla geopolitica al PNRR, dalle politiche economiche all'economia delle imprese, passando per il lavoro, l'intelligenza artificiale, la ricerca, la medicina, la diversità, l'inclusione, l'economia dello spazio. Tanti temi in campo al Festival dell'Economia di Trento dal 23 al 26 maggio. Quo Vadis, i dilemmi del nostro tempo, il titolo dell'edizione. 280 eventi con 22 ministri, oltre 80 relatori dal mondo accademico, i premi Nobel Heckman, Spence, Phelps, Yunus e Karman. Ci sarà il generale Petreus, ex direttore della CIA, ma ci saranno anche due professori della scuola del Partito Comunista Cinese. Ci saranno rappresentanti del mondo cattolico, ma anche di quello musulmano. Ma l'esperienza è destinata a rinnovarsi. L'accordo proseguirà per altri 3 anni. Il presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. Nei mesi scorsi le nostre strutture amministrative hanno impostato il percorso per individuare l'organizzatore dei prossimi 3 anni. Solo 24 ore ha presentato un programma importante per me. È
anche, diciamo, stato un motivo di orgoglio venire qua e annunciare qua questa decisione, che sarà poi messa a terra da una delibera della giunta provinciale delle prossime settimane. Per il Fuori Festival, concerti, appuntamenti per i giovani e con le dirette di Radio 24. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E lo sentivate anche poco fa, la zanzara offensiva, quella patatina al posto dell'ostia per la comunione di una suora. È arrivato lo stop per lo spot di Amica Chips. Giovane suora che sta per ricevere l'ostia durante la messa si accorge con stupore e piacere che si tratta invece di una patatina. La novizia si volta quindi verso la sagrestia, dove un'altra suora sta sgranocchiando le croccanti patatine pubblicizzate. Il video si conclude con le immagini del prodotto e il claim Amica Chips, il divino quotidiano. E questo lo spot finito sotto la scure della censura. A intervenire è stato il comitato di controllo dell'Istituto di Autodisciplina pubblicitaria, che ha ingiunto le parti coinvolte di desistere dalla diffusione di tale campagna, ritenendola in contrasto con il codice di autodisciplina, secondo cui la comunicazione commerciale non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose. Non è la prima volta che l'azienda punta su campagne pubblicitarie considerate scandalose. Un altro spot nel mirino aveva per protagonista la pornostar Rocco Siffredi, che, circondato di belle donne, giocava con i doppi sensi. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo al calcio con le partite di Champions di stasera. Preoccupano le minacce dell'ISIS. La notte delle stelle più belle, che speriamo non venga offuscata dalla paura. La Champions League inaugura i quarti di finale con due tra le sfide più attese. Nel Tempio del Bernabeu va in scena Real Madrid contro Manchester City, ovvero il duello tra gli inglesi campioni in carica, i Blancos, che della Coppa dalle grandi orecchie hanno fatto un prezioso souvenir pressoché permanente nella loro bacheca. Duello di campioni, due trattanti, Bellingham e Holland. Duello di cervelli tra gli immensi Ancelotti e Guardiola in panchina. E che dire di Arsenal-Bayern Monaco? Anche i Gunners inseguono la doppietta Premier Champions, mentre all'Europa il Bayern del partente Tuchel chiede di riscattare un'annata fallimentare in Bundesliga. Attesa adombrata dal rischio sicurezza. I media dell'ISIS indicano via web gli stadi di Madrid, Londra e Parigi come possibili bersagli terroristici. Minaccia già nota da giorni alle autorità dei vari stati, ma l'allerta resta alta. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È tutto per questo GR 24, curato e condotto da Maria Piera Cecin, regia Roberta Frisani. Vi lascio alla zanzara. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini. Con la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi Conad è facile diventare un re della spesa. Fino al 30 aprile, formaggio grattugiato Grana Padano DOP Conad 100 grammi a 1,59 euro. Scopri di più su Conad App e Conad.it. Una cittadina tranquilla. Mamma, la connessione! Preparatevi per Mamma, ho perso la rete. La tua rete è un film tragicomico? Prova gratis Eolo. Sarà amore a prima connessione. Condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese. Maestro Bruno, perché dovrei cambiare divano? Amadeus, perché in poltrone soffà la qualità italiana sta in ogni dettaglio. E la libertà di scelta? Beh, con oltre 80 divani e più di 300 tessuti hai possibilità di combinazioni infinite. Va bene, ma il prezzo? Prendi questo, Taviano. Fino a domenica è scontato del 40%. Solo 989 euro. E sul resto della collezione la consegna è gratis. Per tutto questo e molto di più, poltrone e sofà. Solo divani di qualità. Verificare modelli e disponibilità in negozio. Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori. La zanzara. Si unito alla telefonica a Zanzara da Fallotto 0024 0024, oppure si unito a non facci i miei messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701. Buonasera.
Buonasera Giuseppe. Proporrei all'interno della Zanzara una rubrica controcorrente, con il tuo consenso ovviamente, per contrastare la deriva di male parole, di arroganza estrema che ormai il suddetto programma ha raggiunto, cercando così in qualche modo di salvarlo da un'imminente chiusura e purificare in qualche modo la tua vita e quella del buon David, al quale sono sicuro questa rubrica piacerà molto. La rubrica si chiama La puntura gentile. Si tratta di un'iniezione di gentilezza corredata di parole che tu odi come buongiorno e buonasera, di altruismo, di sostegno e compassione. Oggi impariamo tutti insieme a dire grazie alla vita. Non andiamo all'attacco, fermiamoci. Quando sentiremo per l'ennesima volta il fascista di turno, lo stirato che si balla la fresca, il grillino palermitano che sbraita, fermiamoci. Alziamo lo sguardo al cielo e diciamo tutti insieme grazie vita per questa bellissima primavera, grazie per i frutti copiosi della tua terra, grazie per i fiori, il mare, il sorriso candido di un bambino. E vedrete che il veleno dell'odio che circola nei cavi arrivando fino alle nostre case si trasformerà in medicina. Ripetiamo ancora una volta tutti insieme grazie vita. È un appello che Parenzo in realtà ogni giorno va ripetendo: grazie vita, grazie vita, sì, grazie vita. Ma sarebbe la fine di questa emissione, la fine di questa trasmissione, se ci mettessimo a fare grazie vita. Ti faccio sentire infatti giusto appunto Spadalino sui migranti a risposta di questo ascoltatore. Vai. A sfregio. Perché noi dobbiamo assistere impotenti a delle scene da Far West di una violenza inaudita, scazzottature nelle metropolitane, non si capisce più niente. Ci sono intere zone delle nostre città in mano agli stranieri. Ecco perché sono vicino a certi leader di altri paesi, per carità anche lì avranno le loro problematiche, ma io sono sicuro che in Ungheria non c'è la stessa situazione che c'è in Italia. Abbiamo fatto entrare cani e porci, sono pochi quelli che si salvano, che si sono inseriti. Mi fanno ridere i compagnucci del merengue quando parlano di inserimento. Ma qui ci sono migliaia di famiglie africane e non solo africane che parlano la loro lingua in casa. Tu vieni in Italia, devi adeguarti. Altrimenti smammi, altrimenti te ne vai, perché nessuno ti ha chiesto di restare in Italia. Ecco perché io sono per Putin, ecco perché io sono per Orban. Bravo. Molto bene Emilio da Milano, vai Emilio da Milano. Tu consideri più italiano, cioè più degno di stare in Italia, Enzo Spadalino o Abubakar Soumaoro? Ti ho già fatto questa domanda, ecco, vorrei che rispondessi. Abubakar Soumaoro è italiano. No, ma io non ho detto italiano, che non è italiano, ho detto più degno di rappresentare l'Italia. E mi sta segnalando che ti querela per questa cosa e io gli darò tutto il sostegno sociale, economico, politico, gli metterò a disposizione gli avvocati, cioè è italiano. Ma chi ha detto il contrario? A differenza di Spadalino non ragiona da italiano. Che cazzo vuol dire che non ragiona da italiano? Ma vogliamo dire una cosa, ragazzi, odia questi italiani che sono venuti, che questi italiani che rendono grande il nostro paese, cioè gli italiani come Soumaoro. No. Il cognome Soumaoro è un cognome italiano. No, molto più non spadale. È un cognome italiano, è un cognome nigeriano, è di origine nigeriana, non so di dov'è, Senegal, Ghanese, Ghanese, non so di dov'è. Non è un cognome italiano, diciamo la verità. Non è un cognome. Ma possiamo essere d'accordo sul fatto che Soumaoro non è un cognome italiano? È uno dei cognomi più italiani che ci sia.
Cioè, più italiano il cognome Sumaoro del cognome Spatalino. Ma tu stai più orgoglioso. Io sarei orgoglioso di portare il cognome Sumaoro. Sono felicissimo del mio. Ma se tu mi dicessi, se potessi cambiare cognome, io non voglio cambiare cognome, ma volendo Spatalino, ma Sumaoro tutta la vita. Cioè, al posto di Spatalino, cioè, dovessi cambiare cognome, David Sumaoro invece di David Spatalino. Ma cos'è una spatola? Una spatola? Cos'è Spatalino? Un nome campano, napoletano, un nome che è napoletano. David Spatalino, no, tu preferisci David Sumaoro, ma non ti vergogni, ma dai, certo, su. Ma che cognome è Sumaoro? È un cognome di altri posti, bellissimo, di altre lande, bellissimo, di altri continenti. Posso dire una cosa? Noi siamo soggiogati dalle parole di un signore che, l'ho ripetuto già più volte, è il capo di uno stato straniero, il quale in una dichiarazione di un dicastero, eccetera, dice che le madri surrogate sono da vietare. Cioè, la gestazione per altri deve essere proibita a livello universale, che è poi quello che dice il centrodestra qui in Italia. Ora io dico una cosa, caro amico Papa e capo di uno stato straniero, mi rivolgo a te come se mi rivolgessi a Putin. Cioè, l'opinione del Papa per me vale come quella di Putin. L'opinione del Papa vale come quella di Zelensky, vale come quella, che ne so, di Ali Khamenei, la stessa cosa. La stessa cosa. Vuole vietare l'utero in affitto a livello universale. E allora perché ci dobbiamo accodare al capo di uno stato straniero? Emilio, dimmi. Incredibile. Ciao, senti, volevo spiegare una cosa a te, che sei un povero coglione. Sì. E ai minorati mentali che chiamano in questa trasmissione per vantarsi che cagano nel cesso dei disabili. Volevo spiegarvi. Innanzitutto specifichiamo, Emilio, non è che si va, raccontano quello che fanno. Non è che vanno qualcosa. Perché abbiamo una larga rappresentanza di una maggioranza silenziosa, ma che in realtà è sempre più visibile, che è la maggioranza tamburiniana, che si rifà agli insegnamenti del direttore del Sole 24 Ore, nonché di questa emittente, Fabio Tamburini. Che è tale quale a quelli che chiamano, evidentemente. No, adesso non confondiamo. Fammi spiegare, ti spiego, magari te lo dico piano così lo capisci anche tu. Sì, se certo, non c'è il direttore Tamburini ha la prostata ingrossata e non ce la fa. Ma non c'entra niente con la prostata ingrossata. È l'urgenza, Emilio. Dai, è l'urgenza. Fammi spiegare. Va bene, ma l'urgenza, allora prendi le tue gambine con l'assoluta determinazione vai nel cesso delle femmine. Ma infatti ha detto anche quello. Se la persona con disabilità trova il cesso, ma quello, ma è un caso su un milione, ma perché un disabile si deve pisciare addosso? Ma perché non trova succede. Uno stronzo che poteva pisciare. Ma perché sta montando una campagna contro il direttore? Dai, stai montando una campagna vergognosa. Io in primis sono l'autore di questa, quello che ha dato la stura per dire che è vantandosi che hanno cagato nel cesso disabili perché è pulito. No, ma che c'entra? Ma quello è un altro discorso. Beh, è brutto questa cosa che sta venendo fuori. È molto brutta, posso dire. Che vai avanti con questa storia che ha fatto ridere una volta, due. Vabbè, quelli sono affari nostri. Se fa ridere o non fa ridere, sono affari nostri. Se vuoi, chiudi, non rompi. La trasmissione è tua, amica mia. Appunto. Però se io trovo il cesso occupato da uno stronzo, ma tu sei un disabile? Tu sei un disabile? No, ma perché c'è bisogno di essere disabile? No, ma per dire, è un'informazione. No, lavoro per un'associazione che si occupa di persone con disabilità. Sì, posso dirti, disabilità che spesso hanno trovato il cesso occupato o da stronzi o dal carrello delle pulizie. Ma non c'entra niente. No, questo non credo, sai. Ti confesso una cosa, Emilio. Devo chiamare per dirti una stronzata. Emilio, ti confesso una cosa. Allora, chi va apposta senza vedere altro in un bagno per disabili, chiaramente quelli che chiamano da te, scusa, i vannacciani che chiamano da te, no? Commette una piccolissima, perché il passo dopo, visto che ho fretta e devo andare a casa e parcheggiare nel posto di là. Ma non dire cazzate, dai, non c'entra niente. Non c'è nessuna correlazione tra questi due atti. Allora, posso dirti una cosa, Emilio, al Sole 24 Ore, al piano terra, quando si entra qui alla sede della radio, ci sono due bagni per disabili, uno per le donne e uno per gli uomini. Quando uno ha fretta o quando uno si trova lì perché va al bar, eccetera. Io che vado direttamente lì, se avessi fretta mi devo pisciare addosso, uno mi dice sono disabile, esca perché lei è disabile, allora scusa, ma nessuno si piscia addosso disabili. E poi mi dice ma scusa, quando li becchi sul posto, parcheggia due minuti, scusa, intanto io ma come dai, uno Emilio, non è la stessa cosa, perché lì non c'è un'alternativa. Ma non è la stessa cosa non trovare il posto occupato in mezzo alla strada. Ma non diciamo cazzate.
Ma infatti, ma, come non dire ma non c'è, magari non c'è in quel momento l'alternativa perché non c'è il bagno delle femmine, c'è un solo bagno più il bagno per disabili. Allora ti metti che il pannolone se non riesci a tenere la pipì. Scusa, vabbè, non esageriamo. Educazione civica. No, ma educazione civica, dai. Come è possibile che Emilio da Milano che si occupa di disabili che ci dice è sbagliato andare lì anche se uno ha bisogno? Vabbè, sarà pure sbagliato, poi, ma uno lo fa. I bagni dovrebbero essere tutti, non ci dovrebbe essere il bagno disabili perché i bagni dovrebbero essere tutti accessibili. E vabbè, questo siamo d'accordo. Però ciao, purtroppo Emilio, non è ciao, così. Ciao. Umberto, provincia di Imperia, vai Umberto, dimmi Umberto. Sì, dimmi. Io guarda, ho ascoltato prima l'intervento del dottor Bonaga. Io sono assolutamente d'accordo con lui, pur essendo agnostico, perché non è giusto, non è giusto andare a offendere chi crede, chi pratica la religione. E volevo dirti anche questo. Dunque, nelle pubblicità non si deve fare nessun riferimento alla religione, a simboli religiosi, non si deve fare niente. No, riferimento. I coglioni con ste cazzate, dai. No. Poi un'altra cosa. Tu ieri, io penso che sia. Però scusa, qualcuno si può sentire offeso? Davide, scusa. Io sono agnostico, quindi me ne frega un cazzo. Però bisogna essere educati, bisogna comprendere invece le altre posizioni. Ti dico un'altra cosa, hai ragione Cruciani quando ieri hai detto perché non facciamo gli spot sull'Islam, così ci fanno un culo così. E gli islamici che mi stanno sui coglioni, sì, altra c'è questione. Anche un motivo, Umberto, c'è anche un motivo, ecco, perché ovviamente i simboli dell'Islam riguardano una minoranza della popolazione italiana, questo spot va in onda. No, voglio dire, in Italia. Ti fanno un culo così perché gli islamici, gli islamici dimostrano di avere molto molto più rispetto della religione quanto ne abbiamo per noi. Fortuna non è che avere rispetto significa fare piazza pulita o massacrare la gente di Charlie Hebdo, no, eccetera. Quella è un'altra cosa, appunto, che vuol però dire? Se tu fai Ramadan, uno spot, il mese del digiuno, vai a prendere per il culo nella vita, una volta nella vita vanno alla Mecca. Quindi loro dimostrano di essere molto più attaccati alla religione. Vabbè, Lorenzo da Genova, grazie. Umberto, Lorenzo da Genova, vai Lorenzo, dimmi. Oh, succhia Manganelli, hai finito di succhiare i Manganelli, cazzo. No, i Manganelli non si succhiano, al limite la polizia li sbatte addosso ai coglioni come te. Ma gli l'hai illustrato sto Manganello? Fermo là. Eugenio della Lampada. Eccomi Valerio. Allora, vorrei qualcosa di più smart per la pausa pranzo, sì. La spesa e il delivery, che mi faccia risparmiare sulle tasse della mia azienda. Magari in app o card. Bravo. Ma Valerio, esiste già Ticket Restaurant, la soluzione geniale per la deduzione fiscale. Ah, vabbè, allora vado su ticketrestaurant.it. Let's go! Da MediaWorld è tempo di Spring Party, perché la migliore tecnologia sboccia in primavera. Fino al 14 aprile, smartphone Samsung Galaxy S23 256 giga a soli 729 euro. Approfittane in negozi online. MediaWorld, let's go! Il pomodoro di Fondazione Veronesi è unico. Non solo per la filiera garantita, per l'entusiasmo di chi lo ha prodotto o per il barattolo in acciaio riciclabile che lo conserva e rispetta l'ambiente, ma perché scegliendolo sosterrai la ricerca sui tumori pediatrici. I nostri volontari ti aspettano in piazza il 20 e 21 aprile per farti scoprire quanto è buona la ricerca e dare speranza a tanti bambini. Scopri dove su pomodoroperlaricerca.it. Un'iniziativa di Fondazione Veronesi con Anicap e Ricrea. Non lo ripeteremo mai abbastanza, con gli Eco Days Ford raddoppia la rottamazione statale. Nel senso che oltre agli incentivi statali ci sono anche gli incentivi Ford. E poi c'è il vantaggio del tasso zero. Vai su Ford.it. Non te lo far ripetere, Dal 14 al 17 aprile a Verona Fiere la 56esima edizione del Vinitaly, il salone internazionale dei vini e dei distillati. Dalle tendenze del settore alle nuove sfide della sostenibilità, la rassegna mette al centro la promozione dell'intera filiera. Radio 24 è presente a Vinitaly con programmi in diretta e puntate speciali dallo stand di Pasqua Vini. Venite a trovarci al padiglione 5 stand E4. Info su radio24.it. Fineco.
È tempo di investire con noi. Vi presenta Borse in diretta. Wall Street prosegue in territorio negativo in attesa del dato sull'inflazione statunitense che sarà comunicato domani, che orienterà le scelte del esempio l'abbassamento dei tassi. Il Dow Jones perde lo 0,38%, il Nasdaq meno 0,09%. Sulla scia alla chiusura dei listini del vecchio continente, tutti in rosso, la borsa peggiore quella di Francoforte, in ribasso dell'1,2%, seguita da Madrid 0,9%, Parigi 0,8%, più caute Amsterdam meno 0,4%, Londra che ha chiuso sullo 0,1%, Piazza Affari archiviata la giornata con un meno 1,08% nel FTSE MIB, molto male Leonardo, meno 8,9% dopo il report negativo di Goldman Sachs sul settore della difesa, seguita da Iveco che ha ceduto il 6,9%, dalla Popolare di Sondrio meno 3,8% ed MPS meno 2,6%, in vetta di Asoli in salita del 3,5%, in chiusura cambio euro su dollaro 1,0854 ed è tutto. Solo da Rodaus il mercoledì è Beef Day. Ogni mercoledì, tagliata di manzo 100% italiana a 9,90€, solo con app. Provala in tutti i nostri ristoranti. Rodaus, mordi la differenza. Brignani, si fermi, Brignani! Ma chi è? Ma è sempre lei, ma che vuole? E sono rimasto a piedi, mi darebbe un passaggio? Se non si può evitare, salga. Grazie, bello, comodissimo. Il furgone del mio amico, mica è così. E digli di comprarsi un Daily. Sedili in memory foam, sospensione pneumatica adattiva Air Pro e cambio automatico iMatic. Lo voglio pure io, Brignani. La risposta è sempre Daily. E comunque sono Brignano. Iveco Daily in pronta consegna subito tuo con Iveco incentivi. Scoprilo in concessionaria o su iveco.it. La risposta è sempre Daily. A Piacenza la terza edizione della Pipeline and Gas Expo degli Utility Construction Show e l'edizione inaugurale di CyberSec Expo dedicata alla Cyber Security dal 29 al 31 maggio 2024. Info at mediapointsrl.it. 5% in diretta, 5%. Ore 5%. Con degli interessi così non sentirai altro. Apri conto corrente arancio e accredita lo stipendio. Hai il 5% per 12 mesi sul tuo primo conto arancio. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale fino a 100.000 euro con attivazione di conto corrente arancio e conto arancio fino all'11 maggio 2024 o a esaurimento plafond. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it. Dipendenti felici e meno tasse da pagare. Se hai un'azienda, scegli Plexi, leader mondiale per i benefit aziendali, come buoni pasto 100% deducibili e utilizzabili per la pausa pranzo e per la spesa, e buoni acquisto per lo shopping in 20.000 negozi fisici e online. Aumenta il benessere dei dipendenti risparmiando sulle tasse. Scopri come su plexi.it. Viaggiare solo tu e la strada, perché l'importante non è la meta, ma arrivare prima per goderti un weekendino. Basta con ste code al casello. Con Unipol Move paghi il pedaggio autostradale senza fermarti al casello. E se lo acquisti entro il 7 maggio, hai fino a 2 dispositivi gratis per un anno. Unipol Move, zero coda, zero sbatti. Chuck, ristora, azione. Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora. Stop, buona la prima. Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto. IVA inclusa. State ascoltando un programma offerto da... Accerta, indaga, documenta, accerta, accerta.it. La zanzara. C'è sempre sto cazzo di concetto astratto della marijuana come porta al mondo della droga, quando le cose sono più concrete. La gente è fuori, beve, c'è l'amico che pippa, si inizia a pippare. Poi è chiaro che su 100 persone che pippano, 80 si sono già fatti una canna, perché le canne giravano a scuola e non c'è uno che non se l'è fatta, cioè solo Cruciani non se l'è fatta. Porca puttana, dai! Vi prego, affrontate questo argomento perché è allucinante la situazione che si sta, che si verrà a creare, dove se io che abito in Olanda da 10 anni ritorno in Italia con la macchina e vengo fermato al confine, potrei essere arrestato perché 3 o 4 giorni prima mi sono fatto una cazzo di canna su un paese dove è anche legale farsene. Ridicoli, ridicoli.
arrestato no, ma la patente ritirata sì, arrestato assolutamente no. Però si tratta del combinato disposto Parenzo-Salvini, mm-hmm, che sono incredibilmente alleati in questa cosa. E tu sei fatto i record? Se tu ti sei fatto una canna quattro giorni fa, ti beccano e ti ritirano la patente. Questo è il punto magari fondamentale. Non ti metti in macchina in quei giorni, vai in taxi, vai a piedi, ma vai con altre mezzi. Su, ma che cosa ma che cosa ridicola è? Giustamente pure Moggi, che non si fa le canne reagisce. Ma Moggi non ha titolo di parlare di queste cose, ma in alcun modo. Parlasse di calcio, parlasse di Sgabuzzini, parlasse di quello di cui sa. Avvocato Matrella sul genocidio, secondo te dalla parte dei palestinesi o dello Stato di Israele? Vai avvocato Matrella, ovunque c'è da dire cose sbagliate la troverai da quella parte. Avvocato Parenzo. Caro Salvatore, il genocidio continua, è stato detto da Netanyahu che durerà per anni questo, non ha fatto i conti con Dio. Con Dio. Dio è l'oste, è colui che deciderà cosa accadrà a questa orribile umanità. Dio è l'oste, ha detto, Dio è l'oste, sarà lui che deciderà. E secondo te fa il tifo per Putin oppure per Zelensky? Prova a indovinare. Ragazzi, domande retoriche. Prova a indovinare. Vai avvocato Matrella. Sì, io lo dico tranquillamente, vive Putin. Molto chiaro mi sembra, no? Molto chiaro. La gente se ne strasbatte di quello che dice lei. Io, come se facesse una rivelazione epocale. Si sa chi è la Matrella. Gianfranco da Bologna, vai Gianfranco, dimmi. Ciao a tutti, buonasera. Dimmi ancora questo buonasera. Volevo tornare sull'argomento dei disabili. C'è un'altra cosa che mi fa incazzare oggi, scusami amico mio, adesso ti ridò subito la cosa. È che questa cosa che qualcuno promuove per il benessere dei lavoratori, il fatto di avere qui dei cani, dei gatti, degli animali. Ma tu ti rendi conto? Questo però è una bella attenzione dell'azienda. Alla bicocca che è qui vicino, gli animali si possono portare in ufficio. Si possono portare in ufficio, amico mio. Ma ti pare normale che uno possa portare sul luogo di lavoro dei cani e dei gatti degli mortacci vostra? Ma teneteli a casa e non rompete il cazzo in giro. Uno va sul luogo di lavoro col cane. Se c'è un'esigenza, sì, altrimenti no, forza, dai. Dimmi, Gianfranco. Gianfranco, ciao. Dimmi. Ascolta, dicevo, volevo tornare sul discorso argomento disabili, bagni disabili e posti auto disabili, parcheggio. Perché io giornalmente devo lottare con persone che parcheggiano nei posti disabili. Io sono disabile, faccio veramente disabile fatica. Disabile 100%? Non al 100%, ma ho grosse difficoltà a deambulare. Vedi. Non posso fare grossi tratti diciamo a piedi, quindi per esempio vado a fare la spesa, devo entrare nel negozio, farmi tutta la spesa, già il fatto di trovarmi il posto parcheggio all'ingresso del parcheggio scusami Gianfranco, però scusami, abbia pazienza pure te. La questione fondamentale è questa: nessuno dice qui che bisogna anche solo per un minuto fermarsi nei posteggi per i disabili. È una cosa un po' diversa rispetto ai bagni. Lo so, però anche i bagni, allora io per esempio non ho problematiche andare in bagno, però ho colleghi che hanno problematiche andare in bagno, trovarsi il bagno occupato da una persona che non ne ha la necessità può essere un problema, te lo dico sinceramente. Gianfranco, però non cerchiamo di essere realisti, dai, su. Dipende anche quanto sono in un'azienda, in un posto. Di mano il giocattolo. No, ma non c'è nessuna ma non si tratta che in un ambiente di lavoro quel bagno lì è molto utilizzato, è evidente che le persone non ci andranno se è molto utilizzato dai disabili, non diciamo cazzate, dai. Va bene, e allora lo stesso discorso è sui parcheggi, ti assicuro, non più di 10 minuti fa mi sono fermata a fare un po' di spesa davanti a un negozio, una ragazza giovane tra le altre cose parcheggia nel posto disabile, io gentilmente gli dico guarda, non devi parcheggiare qua, ragazzi, mi guarda male, mi guarda di traverso, borbotta, cioè capisci? Ci sono queste cose che danno fastidio, perché tutti i giorni lo devi lottare. Ma Gianfranco, grazie. D'accordo, ma hai ragione, ma il punto è che non ci fossilizziamo. La regola tamburiniana è molto semplice. Lui dice, ha detto lui, io non ci pensavo prima. E se c'è bisogno
in caso veramente ci sia bisogno. Uno certo. Si fionda, la cosa dura quello che deve durare 30 secondi, certo. Non è che devi stare lì a fare la sessione, certo. No? In 30 secondi ti infili, certo. Ti infili in un bagno, che sia di donne, che sia prima delle donne, poi dei disabili. Magari delle donne meglio. Ma delle magari donne, poi sono. Evidentemente, eventualmente in quello dei disabili, 30 secondi e passa la paura. Adesso mi spiace che dai, una forza. Storia come quella questa di tamburini venga ridotta. Ma questo è l'obiettivo cosa, tamburiniano. Questo è l'obiettivo che ha detto. Obiettivo. Ciao. Il suo obiettivo è chiudere tutti i giorni il giornale nel migliore Sandro dei modi con le notizie. Sandro da Pisa, vai, dimmi. Sandro. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Ancora questo buonasera, qualche è due, forza. Qualche tempo fa Oliviero Toscani, per pubblicizzare il suo olio che produce a Castagneto Carducci a Bulgari, mise la bottiglia accanto, se non mi ricordo male, alla Vergine Maria e scrisse olio su tela, olio in bottiglia, vergine, extravergine. Ma sì, e non successe. No, qualcosa sarà successo. Qualcosa sarà successo sicuramente anche in questo ogni caso. Ogni volta che lui adesso fa una non cosa, mi ricordo bene, ma qualcosa sarà successo. Era una grande ogni pubblicità. Volta che Toscani come fa al qualcosa. Solito, era una grandissima, un'enorme pubblicità. Per cui succede sempre qualche cosa. Quando si toccano le religioni, le credenze o altre cose ancora, spesso anche le donne adesso. Sì, però uno lo fa, stacce a un certo punto se qualcuno si offende. Cioè, quello non ma io non sto problema, dicendo no? Che non bisogna starci, ma si potrà criticare chi si offende o no. Offendere. Hanno sospeso certo, la pubblicità, l'hanno sospesa perché offende le credenze religiose. No? Io non mi sono offeso, io non mi offendo. Ma tu non ti offendi, ma se toccassero la Torah, se toccassero la Torah ti offenderesti? Ma se toccassero la Torah probabilmente dai. Non mi offenderei, dipende dal contesto, però capisco chi si offende. È sì, bisogna rispettarle ma, persone, ma che vuol dire però. Capisco? Allora è giusto sospenderla. Ma che cazzo di posizione bisogna hai? Si può sapere o no? Persone. Ma bisogna rispettare le persone. Bisogna rispettarle. Mario Adinolfi, buonasera. Buonasera a voi, ciao Giuseppe, ciao David. Eccoci qui. Allora, caro Adinolfi, innanzitutto vorrei sapere una cosa, se veramente il popolo della famiglia si candida con De Luca oppure no, così a introduzione della... Certamente sì, tra l'altro stasera Porta a Porta troverete un sondaggio, non l'ho fatto allora? Io. Che dice che la nostra lista con Cadenove Luca sta al 3,7%. Sì, diciamo, insomma, ma no, bisogna no. Dire una cosa. Allora, guardalo stasera a Porta a Porta. Posso dire una cosa? Stasera. Che la lista fermata, il gruppo di liste di Cadenove Luca praticamente è una specie di caravanserraglio incredibile. C'è dentro qualsiasi cosa. Anche il mitico Rizzi del partito animalista, che certo non va d'accordo con Adinolfi. Comunque, sono fatti vostri, fate quello che vi pare. Allora, Adinolfi ci sta. Speriamo lo sbarramento. Ma questo vediamo. Scusami però, perché ti stai battendo? Manca solo il mostro di Marcinelle, ci siamo. Comunque andiamo avanti. Allora, avete vinto? Sto scherzando, ovviamente. Se c'è un pezzo d'Italia che crede a quello che diciamo, vuol dire forse. Ma dite, ma ognuno dice cose diverse. Non è stato inutile, diciamo. Insomma. Vabbè, comunque, Mario, scusami. Di cosa parliamo oggi? Delle patatine. Ma avete vinto, purtroppo avete vinto. Avete vinto, diciamo, posso dire. Vedi, non diciamo cose irreali, diciamo cose normali. Ma capito, ma che diciamo vittoria è quella di chiudere una pubblicità, di chiudere uno spot? Che vittoria è? Ma la vittoria della censura? C'è un regolamento preciso del codice di autoregolamentazione della pubblicità che all'articolo 10 dice che non si possono irridere i simboli religiosi. E questa e qual è il simbolo? Ovvia. E qual è il simbolo? Spiegami. Beh, qual è il simbolo? L'eucaristia per il cattolico è il massimo dei sacramenti, quindi voglio dire, se si va a irridere pure quello, a toccare addirittura in maniera, diciamo così, scientemente, perché è molto interessante quello che diceva l'agenzia prima del lancio dello spot, che è l'agenzia che faceva lo stesso spot allora con Rocco Siffredi, dice stavolta entriamo in chiesa. Un po' arrogantella come frase. Vabbè, ho capito, no? ma c'è la possibilità da parte della pubblicità, sì, no, che anche una in maniera cosa corrosiva, di scandalizzare, di rompere i coglioni e di cosa? Di essere irriverenti e pensare che la cosa più comoda a costo zero e massimo vantaggio è prendere in giro i cattolici. Ma e non è prendere in giro i cattolici, ma chi si sente assolutamente prendere cioè, in giro? Cioè tu ti sei preso in giro, ti sei preso in giro perché una suora mangia una patatina invece dell'eucaristia. Beh, il problema è che quello lì è il corpo di Gesù, quindi sai, questo dice che l'amica Chips, insomma, per uno che ha una fede, capisci bene, chi ci crede, è un massimo degli oltraggi, insomma, no, ma, siccome questa cosa nel nostro paese
ancora suscita fede ed emozione in milioni e milioni, ma lo sanno perfettamente. Non è che certo che lo sanno quello che, sì, che stiamo facendo adesso. Vogliono lo scandalo. Hanno fatto lo, certo, spot perché Adinolfi andasse alla Zanzara a parlare con Cruciani e Parenzo dell'amica, sì, Chips. Sì, sì, ma l'amica Chips è una grande azienda italiana. Allora, davanti a questo giochino commerciale un po' bieco eppure un po' infame, lasciate dire infame. Meno male. Beh, infame adesso forse troppo. Ma è una grande azienda italiana. È una grande azienda italiana. Su questo non c'è dubbio. È stata fatta premeditazione. Certo, certo. Con chi ce la prendiamo? No. Ce la prendiamo con quegli scemi dei cattolici, tanto quelli subiscono tutto e noi massimizziamo lo scandalo. Cioè tu stai dicendo, Mario, che non, hanno avuto il coraggio questa grande agenzia che ha fatto, questo genio secondo me che ha fatto questa pubblicità, perché io oggettivamente non ci avrei pensato, ma d'altra parte ha fatto una cosa molto banale, dai, i jeans banale, insomma, io non ci avrei pensato. Oliviero Toscani negli anni 70, su, non è una cosa geniale, per me sì, per me sì, da sempre. Beh, oddio, il paradiso con la lavazza, i jeans Jesus, vieni e seguimi, dai, è una roba che da mezzo secolo. Beh, però potremmo dire che tutto sommato, facendo parte della nostra cultura, hanno voluto fare in qualche modo anche un omaggio alla cultura dominante, che è quella cattolica. Possiamo anche vederla così. È un po' rivoluzionario e diciamo un pochino più complicato magari da realizzarlo con la barba di Mauetto, no? Se facevano, cioè tu dici allora, che non lì, si ho capito, ma lì è diventata un po' più scandalosa e anche un po' più complicata. Lì non avrebbero avuto voglia, secondo me. Cioè tu dici che sono dei codardi, sono dei codardi. Ma non sono dei codardi, sono degli opportunisti che hanno sperato e creduto e hanno ottenuto, perché sicuramente, ripeto, quello che stiamo facendo è esattamente quello che volevano, però almeno il piccolo fastidio di vedersi rimosso lo spot, che purtroppo per ora sta andando ancora in onda, lo dico ai radioascoltatori della Zanzara. Ma sì, ma ormai, posso dire immediatamente, cioè tu lo vorresti proprio cancellare e non mandare più in onda, secondo te andrebbe, no? Sarebbe giusto, sarebbe il minimo dei fastidi, proprio minimo rispetto a quello che hanno già, ripeto, incastrato alla grande con la visibilità. Però posso dirti una cosa, io penso che ritirare uno spot, perché fa riferimento in questo caso esplicito, non c'è dubbio, a una pratica comune nel mondo del cattolicesimo, che è quello dell'Eucaristia, del corpo di riferimento a una pratica oltraggio a un sacramento. C'è una suora che mette in bocca una patatina. Forza, c'è una suora che mette in bocca una patatina. Dice, ti ha spiegato David, che il corpo e sangue di Gesù Cristo è come una patatina fritta. E allora no. Ma non è che lo dicono, non è che lo dicono esplicitamente. Come non lo dicono? C'è un riferimento, certo. E fanno una processione, vestono quelle da suore. Cioè, dai, su. Sì, certo che c'è un riferimento. C'è tutto. È la parodia di una messa, che... no? È la parodia di ma una non messa. Solo, quello ma è sicuro. Tutti gli oggetti sacri, guarda bene come è costruito. Ma nessuno si occupa. Scusami, Mario. Mario, nessuno si occupa più di messe, di suore, di sacramenti. Ma non è vero, la dimostrazione è che ce ne stiamo occupando. Appunto, una volta che quelli ti fanno ricordare, c'è ancora roba. Cioè, una volta che qualcuno. È carne e sangue. Una volta che qualcuno. Del nostro paese, oltre che di una volta Cristo, che Giuseppe, ma non è vero, perché non c'è nessuno, ecco, che protesta, sì, tranne le associazioni. Non sta roba. Vabbè. Ma non te ne rendi conto che non lo facevano, se no. Senti, lo ti volevo fanno perché sanno che sta roba suscita emozione in tutti, no? Ti volevo chiedere una cosa. Suscita un tipo di emozione in te, un tipo diverso di emozione a me, secondo se sono credente o non credente, ma sicuramente l'emozione io trovo un'altra roba. Io trovo che sia una cosa solo geniale e basta. Solo geniale e basta, no, che certo no, tocca. Geniale no. Opportunista, diciamo. Senti, ti volevo chiedere una cosa. Oggi è venuta dall'Olanda una grande notizia, una grandissima notizia dall'Olanda, è che una ragazza, mamma mia, stupenda, amico mio, stupenda. Una donna gravemente depressa. L'Olanda è un paese avanzato. Sì, non è di oggi, è di 10 giorni fa, perché non leggi i giornali olandesi, che io invece seguo avidamente. Benissimo. Ogni giorno te ne sfornano una di queste. Una donna gravemente depressa di 28 anni. Di 28 anni. Otterrà depressione incurabile, otterrà la soppressione di Stato. Che bello, invece di bellissimo, aiutarla, deciso la lei, l'ha chiesto bellissimo, lei, bellissimo, l'ha chiesto lei. All'inizio di maggio. Certo, ma sai, se fai un giro con me in città, Davide, troverai qualcuno che si sta buttando nel Tevere, ormai sto paese. Ma no, non è la stessa cosa, è la stessa cosa, è una malattia incurabile. È incurabile, sta male, l'ha chiesto lei.
fanno sul ponte del Tevere, si stanno buttando giù, lo vogliono fare. Che facciamo? Ma è incurabile, lo ha deciso lei. Tratteniamo la ragazza che si sta buttando nel Tevere. Ma se sta male è un male incurabile, lo ha deciso lei, è suo il corpo, non di questo è il male. Cosa facciamo davanti alla ragazza sul ponte? Ma il suo corpo non è di Adinolfi, è suo, è suo. È suo, è ma suo. Se lei decide allora, che è insopportabile, ma se lei decide che è insopportabile questa cosa qua, perché non ha il diritto di decidere se buttarsi o no? Diritto al suicidio, diritto al suicidio. Sta buttando del Tevere, il tuo istinto qual è? Ma il mio, mio è quello di fermarlo e di chiedergli perché. Salvare, certo. Ovvio. Basta. Allora, questo istinto, che è il nostro istinto naturale di salvarla, deve essere quello dello Stato. Deve essere salvaguardato, perché se invece diventa che il nostro istinto si trasforma in chi se ne frega e facciamo sì che lo Stato la sopprima o aiuta a sopprimerla, perché chi se ne frega? No, ma non perché è chi se ne frega, è che una volta che dopo tot no, però scusami, non è che tu lo dici. Scusami Mario, non è che se tu dici una volta voglio dicendo, è identico. No, se non ripeto, è che non è che hai detto tu, non cosa è che fai se vedi quella che si butta, io sono sicuro sì. Che fai di tutto a la prima volta, se, la seconda pure, la terza pure, la quarta pure, la quinta pure, se poi a un certo punto la sesta volta dopo che il male è certificato, dopo che ti dicono che è irrecuperabile, uno se vuole buttare ti dico senti, buttati, non rompere mia di dire sì. Beh, certo, che devo fare e se uno se il male è insopportabile è questa la cosa e sai senti, che diventerà volevo... questo cosa? Che tutto ciò che è male insopportabile rientra niente per noi sì ma deciso non dalla persona nulla per aiutare il sofferente perché è molto più comodo e peraltro molto meno costoso a far ammazzare la gente piuttosto che curarla. Senti, e questa è la tragedia verso cui stiamo andando. Senti, ti chiedo un'altra cosa, dopo l'esperienza alle Iene meravigliosa, un servizio molto bello, devo dire la verità, in cui ti sei prestato nudo in un famoso bordello per 41 minuti di televisione e 15 ore di girato, puoi immaginare cosa. Il mitico Welcome. Ci hai ripensato sul fatto che strutture come Welcome dovrebbero essere, cioè per la prostituzione dovrebbero essere in qualche modo benvenute in Italia, tanti Welcome anche in Italia, oppure sei rimasto dalla stessa cazzo di idea? Hai visto 41 minuti di servizio alle Iene, e che ne so, magari ci hai ripensato, ragazze, magari ci hai ripensato ai clienti, a tutti quelli che c'erano lì. Che quella roba è di uno squallore terrificante. Ma è un posto di libertà. Mi vergognerei di avere uno io questo stato pappone condivido. Che va a prendersi i soldi da quelle ragazze lì. Cioè, ti vergogneresti? Ti solo vergognarsi. Ma che dunque, la gente. Mi vergognerei di uno stato pappone, ma proprio su questo non ha tutti i torti. Però, il scusami, amico. Mario. Saluto la memoria della senatrice Merlin, socialista. Ma per carità di Dio, andrebbero fatte le cooperative. Infatti, le cooperative di prostitute, non con un imprenditore, cooperative. Scusa, quei signori lì con cui tu hai parlato, quelli vestiti con il l'asciugamano. La scena si apre, il servizio con una litigata feroce con un signore siciliano a cui dicevo adesso però vieni davanti alla telecamera e quello che sta dicendo. Ma grazie al caso, ma certo, per colpa tua, per colpa di gente famiglia, come te, certo. Come famiglie e figli, oh. Allora ti vergogni di quello certo che certo che facendo. Si vergogna perché non perché ti vergogni perché lo fai qualcosa che è vergognoso. Dunque che sono quelli là? Miserabili perché? Sfruttatori di carne umana, che sono beh, quelli là? Perché devi fare qualcosa per di scopare, vergognoso per scopare le figlie, le nipoti di quelli per che scopare, davanti. Lo ha detto anche Borghi chiaramente, quello di che ha fatto chi ti pare, ma poiché Borghi non è il mio papa, con tutta franchezza non me ne frega niente. Dunque vuoi rinnegare la realtà che l'uomo c'ha bisogno di scopare, vuoi rinnegare che esiste la dignità della persona. Dunque le persone che vanno lì che sono male. Questi puttanieri che vanno là che sono? Ah, ma gliel'ho detto in faccia, sono purtroppo molto spesso degli anaffettivi molto feriti che non riescono ad avere un rapporto normale e di far entrare il rischio di se stessi nel gioco dell'amore che sempre ma che ne sai tu ma che ne sai che ne so io ma che ne sai che ne so io ne hai visti 5 ne hai visti mio. Dai su. Amico mio tu pensi da che dunque sono degli sfruttatori di carne umana sono degli sfruttatori di carne umana questi qua.
sono dei poveretti, sono assolutamente dei poveretti a cui ho detto esplicitamente. Beh, su questo c'ha ragione, sono un po' tristi questi. Cioè, sfruttatori di carne umana. Il lavoro è qualcosa di molto più complicato, certo. Vabbè. Può esporti a star male, ma non bisogna aver paura di star male per amore, e questo vale un po' per tutto, anche per la famosa ragazza che è meglio salvare dal ponte che lasciarla andare. Presto, ciao, ciao. Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma. Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio. Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile. E ci mantiene giovani. Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane. Perché Uliveto è Uliveto. Dottoressa, sono preoccupato. Mi sveglio e sento 2 anni a cannone zero. Vado al lavoro e sento 2 anni a cannone zero. Faccio l'amore e sento 2 anni a cannone zero. Cos'ho che non va? Lei è sotto l'effetto di Telepass Plus. Passa a Telepass Plus. Non paghi il canone fino a 2 anni e hai 120 euro di cashback su tutti i servizi Plus. In più, puoi vincere un'esperienza a Casa Azzurri in Germania. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Offerta soggetta a limitazioni, valida fino al 2 maggio. Condizioni del cashback, montepremi e regolamenti su telepass.com. Incredibile? No, Telepass. E oggi cosa scelgo? Qualità o risparmio? Scelgo gusto, più bontà, più convenienza. Nei supermercati di più, dal 4 al 13 aprile, c'è il sottocosto. Per esempio, salmone norvegese affumicato Gioia di Mare 120 grammi a solo 2,55 euro. Vieni anche tu. Da di più. Ci sono squadre dove a giocare sono i proprietari. Sì, sono le cooperative, nate dall'unione di persone che diventano imprenditori di se stessi per migliorare la comunità. E Confcooperative le tutela tutte. Contatta la sede più vicina. Confcooperative.it. Avete sentito degli incentivi di Nissan ad aprile. Nissan triplica gli incentivi sulla gamma dei crossover elettrificati. Ad aprile Qashqai, Juke e X-Trail tutti con 6.000 euro di ecobonus Nissan in caso di permuta anche senza rottamazione. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info su nissan.it. Il momento è ora, ma ora. Il Salone del Risparmio a Milano il 9, 10 e 11 aprile. Il più grande evento europeo dedicato al risparmio e agli investimenti. 7 percorsi tematici per capire come investire negli scenari globali alla ricerca di nuovi equilibri. 14ª edizione del Salone del Risparmio a Milano il 9, 10 e 11 aprile. Il futuro ha un grande futuro. Iscriviti, è gratuito. È arrivata la nuova e straordinaria gamma Fiat Professional. Wow! Nuovo stile, nuovo infotainment, tanto spazio, con una volumetria di carico fino a 17 metri cubi sui furgoni di serie. Sistemi di assistenza alla guida come frenata automatica d'emergenza e rilevatore di stanchezza. Disponibile anche in versione 100% elettrica, con un'autonomia fino a 420 km. Scopri la nuova generazione di veicoli commerciali Fiat Professional pronta a supportare il tuo lavoro. Maggiori info e consumi, autonomia elettrica ed emissioni su fiatprofessional.it. Sono Gianluca Nicoletti. Per 10 anni Radio 24 mi ha fatto seguire nei miei viaggi in treno. Per fare perdere ogni mia traccia sono salito a bordo di una nave e sto viaggiando verso il mare aperto. Le storie di vita degli altri viaggiatori mi faranno compagnia. A ogni porto loro scendono, ma io resto. Sarà inutile continuare ad aspettarmi al molo, perché io non voglio più tornare sulla terraferma. Di Gianluca Nicoletti. Sabato alle 14 su Radio 24. Se vuoi trasmettere la tua storia al viaggiatore senza approdo, scrivi a lanaveva@radio24.it. In collaborazione con MSC Crociere. In viaggio verso la bellezza. Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori. La Zanzara. E niente, oggi nella mia super azienda, super multinazionale, leader di motori, me la stavo facendo addosso, ma proprio non ce la facevo più. Bagno degli uomini occupato. E qui è scattato il tamburino che c'è in me.
bagno delle donne col bidet. Oh, amico mio, gli faccio anche il bidet, esco e c'è una dell'ufficio che mi sta aspettando e mi dice: guarda che questo è il bagno delle donne. E io l'ho guardato e ho detto: oh, è la maggioranza tamburiniana. E lei si è messa a ridere. Capito, David? Capito? Grande, sì, racconto, sì, un grande racconto popolare, un grande racconto popolare. Ho capito. Ormai ha invaso tutti questo racconto della maggioranza tamburiniana che si dirige senza esitazione, con grande determinazione verso i bagni di tutti i tipi, diciamo la verità. Maggioranza tamburiniana. La maggioranza tamburiniana è quella che si precipita ogni giorno nelle edicole a comprare più copie del quotidiano Il Sole 24 Ore e a fare molti abbonamenti digitali. Questa è la maggioranza tamburiniana. Il resto sono illazioni volgari, vergognose, che danneggiano il marchio. Leonard da Milano. Poi ti presento una signora, una gentile signorina che è qui in studio, che ha 42 anni, ma fa la escort da quando ne ha 20, cioè da 20 anni, sì, da 20 anni. 20 anni. E il motivo per cui non smette è quello che lo fa quasi, perché ormai i soldi ce l'hai, lo fai per ripicca praticamente, per avere il potere sugli uomini. Giusto. Potere sugli uomini. Io non ci credo, ma tu lo fai ancora perché campi bene così. Che mi piace anche. Perché te piace, perché te piace. Va bene, beh, intanto Leonard da Milano, dimmi. Non mi interessa questa storia Cruciani, del modo più assoluto. Dimmi. Cruciani, come mai oggi non sei carico? Come mai? Ma più carico perché, di così non so come devo essere, dimmi amico. Perché io ti aspettavo, dimmi, perché Leonard, un mese fa tu sono carichissimo, hanno violentato una ragazza a Bari, che sono extracomunitari. Sì, che una ragazza ha ammassato due carabinieri. Lei è italiana. Ma che c'entra? Sono due cose diverse. Questo è un incidente di una razzista. Che era. No, razzista sarai tu. Razzista, tu sarai tu. Sarai tu razzista. Ma di questo qua. Io ma che c'entra un caso? Che tu mi parli di questo qua. Perché non parli? Ma quale caso? Quale caso? Parla bene, che non ti capisco, Leonard. Quale caso? La ragazza che ha ammassato due carabinieri, tu non lo sai? Ma certo, lo so perfettamente. Ma è un caso, come dire, purtroppo drammatico di cronaca nera, in cui una ubriaca drogata purtroppo ha ammazzato due carabinieri. È come si chiama? I ragazzi che hanno violentato non è una cronaca? Sono cose un po' diverse, la violenza sessuale e l'incidente stradale. Se vuoi ti faccio le figure. Beh, certo. Se vuoi ti segno due cose così lo capisci bene. La violenza sessuale e gli incidenti stradali sono due cose diverse. Poi se tu mi dici violentano anche gli italiani, ti dico sì, certamente che violentano anche gli italiani, con la pelle chiara, non c'è dubbio. Sì, è pieno di casi di cronaca, basta aprire. Se erano dei stranieri? Se erano dei stranieri, forse qua sarà la tua introduzione. Se erano dei stranieri, Leonardo, non lo so, amico mio. Tu puoi darmi del razzista, del figlio di puttana. A me non mi interessa. Ti posso dire, non mi interessa. Ho detto, dimmi che se erano dei stranieri, non saranno la tua introduzione. Non credo perché è ubriaco, una persona ubriaca, ubriaca e drogata, che sia straniero. No, che mi interessa, Leonardo. Ciao. Bravo, prendimi in parola. Adesso abbiamo una serie di persone disabili che ci dicono bagno per disabili va lasciato libero, un altro che dice problema dei parcheggi, per carità di Dio, ragazzi, non è che un invita a entrare nei bagni dei disabili quando cazzo volete, ripeto per l'ennesima volta, appunto. Dai su. Lori, buonasera signora Lori. Buonasera a lei. Lei è orgogliosa di fare. Lei innanzitutto si definisce escort trans, giusto? No, solo escort. Solo escort. Però è un po'. Ci conosciamo da tanto, no? Sì, da tanto che. Dalla quarantena. Dire. Dalla quarantena, sì, brava. Però lei è trans. Lei si è presentata una volta al telefono come trans. Non è vero. Sì, comunque come una persona che era un'altra cosa prima. Ma la tematica trans per te è sempre importante. No, non è trans, è per fare la fotografia. Lei è una escort trans, Lori. Ma tu cosa vorresti che fosse? No, io non vorrei nulla, quello che sei. Vedi? Sei quello che vi sei, sei. Soli, sì. Come ti definisci? Ti definisci trans? Una donna speciale nel senso bello. Diversa dalle donne diciamo tradizionali, è una mia esperienza. Una tua esperienza, benissimo. La domanda è questa: lei c'ha l'uccello o non c'ha l'uccello? No, diciamola tutta. L'uccello. Non ha l'uccello. No, purtroppo per te no. Perché l'ha perso, diciamo, l'uccello. Se l'è fatto tagliare qualche anno. Non ho mai avuto l'uccello. Non l'ha mai avuto, lo ritroveremo. Lo dice lei. Scusi, lei fa la escort da tanto tempo, dice per piacere, anche per ripetere
ripicca e autodifesa contro tutti gli uomini che la vedono come un oggetto. Che cazzo vuol dire, scusi? Non lo so, nemmeno io so perché ho detto questa affermazione, però la donna adesso è considerata un oggetto. Chi l'ha detto? Senza essere un escort. Sì, perché si divertono gli uomini. Il 100% degli uomini si vogliono solo divertire adesso. Ma non è vero che il 100% donne, no. E poi che male c'è a divertirsi, scusi? C'è un'altra considerazione della donna. Adesso non c'è più questa considerazione. Ma non è vero, c'è molto più. Io parlo alta della mia esperienza. Ho capito, la sua esperienza è un'esperienza particolare. Lei fa la escort ed è trans pure. Allora quindi le trans e l'escort non devono essere rispettate? Ma assolutamente oggi? Sì. Magari c'è meno rispetto, nel senso che c'è meno rispetto per pregiudizio. E come mai, secondo lei? Ma per pregiudizio, magari, ma sono io che faccio le domande in ogni caso. Nel 2024 ancora esiste il pregiudizio? Purtroppo sì, alcuni hanno dei pregiudizi nei confronti di. Però siamo tutti alla ricerca di trans, di escort, invece di rispettarle. Tutti, devo dire proprio le cose come stanno. In 20 anni mi sono rifatta tutta, ho comprato casa, sistemato i miei, giro tutto il mondo. Con chi? Con quali soldi? I soldi degli uomini. Ho capito, ma non sputi sui suoi clienti, scusi. Perché io, grazie agli uomini, ringrazio gli uomini. Lei dice che la maltrattano, la considerano male, la considerano un oggetto. Perché non hanno rispetto, se avessero più rispetto sarei magari su uno yacht, su Dubai con un uomo. Ma è una specie di F-ball che adesso attacca i suoi clienti perché dice non hanno rispetto di me. Non attacco nessuno, non mi consideri Efebal perché la conosco molto bene. No, ma lei sinceramente non ho nulla a che fare siccome con Efebal, attacca, sono italiana. Siccome ogni tanto, che c'entra questo? Siccome attacca ogni tanto i suoi clienti dicendo che poi vanno dalle mogli e vanno. Ma io non ho detto, non ho parlato di mogli. No, ma per dire, lei sta dicendo chi sono i suoi clienti innanzitutto, la tipologia. Tante tipologie, tra i 20 e i 50. Sì, ma diciamo il grosso, diciamo la maggior parte. Tutti giovani, non so perché, tutti giovani, calciatori, impauriti, fidanzati, indubbiamente, che poi si nascondono. Vabbè, ma è normale, la normalità. Come mai? Ma perché la gente, perché posso dire una cosa? Perché la gente pensa al sesso H24, pensa a trombare dicevo prima di Borghi, che è quel protagonista della serie su Rocco Siffredi. Borghi, diciamolo subito, non è Borghi quello della Lega, l'amico no, assolutamente no, è Borghi l'attore. Rischi di creare una diffamazione di primo livello. No, assolutamente. Voglio ripeterlo, non stiamo parlando di Borghi l'amico. Ma lo dice lei che vive sul sesso. Sì, ma lei vorrebbe che gli uomini non pensassero al sesso. Lei vive grazie al fatto che gli uomini pensano solo alla figa o a qualsiasi altra cosa. Rispetto. Ma sì, ma rispetto è un'altra cosa. Che c'entra? Lei ha rischiato di essere picchiata qualche volta, di essere malmenata più volte? Certo. Ha denunciato? Ho denunciato, ho messo un avvocato e sono stata anche pagata bene. Ottimo. Fortunatamente sono uscita anche vittoriosa. Ma bisogna far pagare alle persone le loro violenze. Non c'è rispetto, le violenze sulle donne. Perché lei ha questa bassa considerazione degli uomini? Perché è evidente che dal suo... ho sofferto abbastanza. Non sono stata capita nell'intimo e nella persona che sono oggi. E tutt'oggi non vengo capita. In che senso? Perché magari mi espongo perché ho un seno prorompente. Che si è rifatto naturalmente con i soldi. Certo, io sono... Diciamo, passare 2 ore con lei, quanto costa? Costa abbastanza. Cioè, tipo, intorno ai 1.000 euro. 2 ore, 1.000 euro? Addirittura. Mamma mia. Dunque lei riesce a guadagnare anche 30-40 mila euro al mese facendo... Anche volendo. Se giro tutta l'Italia tutto black, diciamo. Mamma per forza, perché non ha una casa, non ha un codice Ateco, diciamo lei. No, potrebbe averlo. Chi lo sa? Partita IVA. Ma io vorrei che lei avesse una partita IVA e potesse contribuire, perché lei usufruisce comunque delle strade, usufruisce dei servizi italiani, della sanità. Lo Stato lo pago, pago con la carta. Lo paga come? Lei non paga le tasse, come lo paga? Con la carta come? Quale carta? Conto tanto nello Stato oggi, Sì, in che senso? Se non ci fossero le persone come me, sarebbero tutti più stanchi, più incazzati. Più arrabbiati. Ma lei frequenta anche qualche politico ogni tanto? Viene... Qualche volta. Sì, io non trovo nulla di... No, politico è una persona come il carpentiere come il calciatore. Scusi, lei mi leggo qui che è pansessuale. Che vuol dire che è pansessuale? A me piacciono... Donne, uomini... Tutti i generi sessuali, assolutamente. Sì, perché per me il sesso è importante in tutte le forme. Sì. Non posso dire no, non voglio fare sesso con una donna se faccio la escort. Se un omosessuale viene a casa e vuole provare un'esperienza con una donna, perché... mi
mica posso dire di no. No, è normale che devo essere pansessuale. Per carità, no, ma lei nell'intimo, nel privato, ha avuto delle relazioni con una transessuale. Con una transessuale. Sono stata fidanzata. Dotata, immagino. Dotata, sì. Dunque c'è stato questo scambio, cioè una transessuale operata senza uccello con un transessuale dotato di uccello. Questo. Che male c'è? No, nulla che male c'è. Ma per la carità di Dio, si chiamano sorelline che ogni tanto si incontrano, no? Le sorelline tra sì, pure le sorelle. Sorelle, come le suore, sì, che le fanno di nascosto. Sì, no, le suore non fanno di lasciamo stare, lasciamo le suore, suore che adesso non già infanghiamo anche alle suore. Non infanghiamo e poi nascono questi figli. Dato. No, perché e li nascondono, dai. Per carità di Dio. Scusi, secondo lei gli italiani, mica gli italiani, ma perché lei dice che sono fissati con le transessuali, con le escort transessuali in particolare? Me lo domando anche io, come mai ancora nel 2024 sono fissati, però nulla deve essere uscito, deve uscire allo scoperto. Vabbè, ma è normale. Me lo domando, come mai è normale? Quando uno è sposato, è no, fidanzato. Anche quelli non sposati. Ma perché, non, perché uno dovrebbe dire che va ad escort? Scusi, come prima Dinolfi ci diceva, perché uno dovrebbe dire che va in un bordello. Ma parliamo di transessuali o di escort? Di transessuali, di transessuali. Perché dovrebbe dirlo? Ma perché c'è il tabù? Perché c'è ancora il tabù. E come lo sdoganiamo questo tabù? No, questo tabù lo sdoganiamo. Tabù. Lo sdoganiamo semplicemente rendendolo una cosa normale. E lei che non vuole dire di essersi operata, per esempio, e dice di voler sdoganare, ma in realtà perché devo dire una cosa personale? Ma perché deve dire allora sdoganiamo? Che male c'è ad operarsi, a tagliarsi l'uccello? Non c'è nessun male. E allora infatti appunto lei l'ha contro. Fatto ma non lo vuole dire, ma questo è il punto. Allora parliamo, lei si contraddice, dice tagliare dobbiamo... è un discorso. Vabbè, operarsi insomma, operarsi è un altro discorso. Ah, sì, rassegnazione sessuale si chiama. Sì, d'accordo, mettiamo in chiaro subito i termini giusti. Sì, qui però. Non sono un ignorantone. Quando l'ha fatta lei? Io non ho fatto proprio niente, perché una decina questa... di anni fa, 12-13. A te piace questa, puoi farti una domanda io adesso? Sì, parte. Ti piace questa cosa? No, mi piace sapere. Mi piace sapere. Ok, mi piace sapere. È una persona che vuole sapere. Vuole sapere. Come mai? Sì, gli piace molto sapere. Gli piace molto. Fermi tutti. Ciao, Lori. Ciao, a presto. Ciao, ciao. 5% in diretta. 5%. Ore 5%. Con degli interessi così non sentirai altro. Apri conto corrente arancio e accredita lo stipendio. Hai il 5% per 12 mesi sul tuo primo conto arancio. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale fino a 100.000 euro con attivazione di conto corrente arancio e conto arancio fino all'11 maggio 2024 o a esaurimento plafond. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it. Dall'11 al 14 aprile va in scena la 13ª edizione di Mia Photo Fair, la fiera evento internazionale dedicata alla fotografia. Centinaia di gallerie, decine di mostre e talk ti aspettano all'Allianz Mico di Milano. Mia Photo Fair, 11-14 aprile. Info su miafair.it. Due partner, una missione, il massimo delle performance. Einel è partner di Mercedes AMG Petronas Formula One Team. Raggiungi anche tu le migliori prestazioni con il sistema a batteria intercambiabile Power Exchange. Einel, eccellenza nella batteria. Con questo meteo non so mai cosa mettermi. Indossa il cashmere ultra fine di Falconeri. È ideale per ogni stagione. Falconeri, il primo cashmere 4 stagioni, da 149 euro. Scoprilo negli store e online. Caro Alex, è per te che mi sono inventato cuoco. E oggi la mia storia, la storia di Baldassarre Monge, continua con Monge Monoprotein. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchita con ingredienti funzionali e superfood. Perché gli animali si meritano tutto il nostro amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Fede, prova questo vino. Dal colore si denota una perfetta gestione dei processi aziendali. E l'aroma è quello di una filiera ben tracciata. E hai notato il controllo delle performance? Sì, fin dal primo sorso. Quando il vino è gestito bene, si sente. Scegli iWine, la suite gestionale per organizzare al meglio l'intera filiera vitivinicola, da piccole cantine a grandi realtà. Scopri di più su i-wine.online. iWine è un software APRA. Questa è Bar Group. Ad aprile ti abbiamo riservato offerte incredibili, così incredibili che sarebbe impossibile illustrartele tutte in pochi secondi. Per questo ti aspettiamo in concessionaria. Vieni a scoprire le eccezionali promo di R del mese di aprile.
Maestro Bruno, perché dovrei cambiare divano? Amadeus, perché in poltrone soffà la qualità italiana sta in ogni dettaglio. E la libertà di scelta? Beh, con oltre 80 divani e più di 300 tessuti hai possibilità di combinazioni infinite. Va bene, ma il prezzo? Prendi questo, Taviano. Fino a domenica è scontato del 40%, solo 989 euro. E sul resto della collezione la consegna è gratis. Per tutto questo e molto di più, poltrone soffà, solo divani di qualità. Verificare modelli e disponibilità in negozio. La Zanzara. Pisciatone da fare, bagno dei maschi, guasto. Ora sto nel cesso degli handicappati. Ah, grande direttore Tamburini! Anche ieri al bagno della biblioteca è arrivato uno, corso in bagno di corso, tutti i bagni lì, ben andati in quello degli handicappati. Quando uscì ho detto, ma che cazzo fai che sei in quello degli handicappati? Ma la segui la Zanzara? Io ascolto gli insegnamenti del maestro Tamburini e io sono potuto dire, c'ha ragione pure questo, o no? Ormai Tamburini è diventato per molti ascoltatori un maestro, però ma lo è preciso, non direbbe mai Tamburini bagno degli handicappati, che è una cosa molto politicamente scorretta, non lo direbbe mai, direbbe bagno dei disabili. Il danno che tu stai facendo alla direzione di questo gruppo, di una persona che, come dire, è conosciuta dal mondo giornalistico per il suo lavoro, per il suo curriculum, adesso per come sarà conosciuto il giornale, anche per la teoria tamburiniana sui accostare, bagni, dai. Accostare il suo nome e cognome a questa vicenda dei gabinetti è oltremodo ingiurioso. Oddio, è vero che c'è qualcosa, cioè, voglio dire, il gabinetto lo usano tutti, sovranisti e populisti, orsiniani ed anti-orsiniani. Non c'è dubbio, professori tutti, diciamo, e non professori, diciamo. Professori e non professori, poi ci sono alcune teorie di alcuni professori, non necessariamente quelle di Orsini, che proprio nei gabinetti possono avere la loro massima forma di espressione. Sì, certo. Ma ogni riferimento a cose o persone è puramente voluto. Allora, ti faccio sentire il file di un signore che fra poco magari proviamo a chiamare, che si chiama Barbuto, è un ex militare nel senso dell'esercito. Ma io coi Barbuto, come sai, siano essi del regime degli Ayatollah, siano essi appartenenti alla tradizione giornalistica dei Barbuto, generale, non hai un grande rapporto. No. Questo è un video per tutti gli esponenti delle forze di polizia, carabinieri, guardia di finanza, pubblica sicurezza e magistratura, tribunali. Sono il tenente veterano Antonio Barbuto, 4 giuramenti alla patria e 2 rifiuti alla massoneria. Voglio ricordare a tutti quanti che il paese in questo momento sta attraversando un momento difficile, perché abbiamo dei massoni ladri a governare. Promette molto molto bene, promette molto molto bene questo qua. Fra poco magari proviamo a chiamare, intanto Ciro da Napoli, vai Ciro, dimmi Ciro. Cosa? Dimmi. Allora, dico già, la settimana scorsa ho chiamato e ti ho detto che agli islamici sono pericolosi. E ieri tu hai detto che ti sei sentito minacciato là su quel posto. Ma sì, una piccola cosa, per carità, non voglio esagerarla. Dimmi Ciro, che c'è? In italiano e napoletano, sono Annaì. Se ne devono andare. Beh, no, se ne devono è un andare. Pericolo, è una piaga sociale. Io non dirò mai che se ne devono andare i musulmani, per la carità di Dio. Per la carità di Dio. Tu sei un altro italiano finto, ma no? Come si fa a dire una bestialità? Tu sei un finto italiano come la Econu. Quelli sono italianissimi. No, tutti io sono italiano che sono bianco, no, quelli di colorati. Ma tu non sei italiano, tu non parli manco italiano, tu sei la Karima Mualle, più italiana di te, questo è chiaro? Perché si sta a fare un giro per parlare? Ciao, Ciro, non ciao. È mai italiano. Allora, questo Antonio Barbuto, abbiamo scoperto che è un veterano dell'esercito, dice, come avete sentito, 2-4 giuramenti alla patria e 2 rifiuti della massoneria. Promette molto bene, proviamo a chiamare. Pronto? Sì, Barbuto? Dica. Buonasera, mi chiamo Cruciani, come andiamo? Cruciani chi? Cruciani di Radio 24? Esattamente, amico mio.
Egregio, buonasera, mi dica tutto, come posso esserle utile? Beh, io sono appassionato dei suoi TikTok, dei suoi social, amico mio. Beh, molto bene. La ringrazio. Prego, c'è un soprattutto mi domando perché lei ce l'ha tanto con i massoni, perché se la piglia con i massoni e ladri al governo? Chi sarebbero questi massoni e ladri? Beh, diciamo che le due cose, se mi consente, vanno di pari passo, come dire, l'una non prescinde l'altro. Essere massone oggi equivale ad essere ladro. In buona sostanza, se non sei ladro non sei massone. Ma questo non lo dico solo come eufemismo. Ecco, ma il governo è pieno di ladri e massoni, secondo te, Antonio? Abbiamo poteri forti, sì, in Italia, che controllano i poteri esecutivo, giurisdizionale e legislativo. E chi sarebbero questi poteri forti? Non lo dico io, lo diceva Matacena sotto un'intervista, le ricordo, sì, il mio caro Cruciani. Tu facevi parte delle forze dell'ordine, non so se ancora fai parte delle forze dell'ordine. No, armate, la devo, ahimè, correggere, armate, esercito. Esercito, sono stato un soldato di leva come tutti i figli del popolo. Soldato... Poi ho fatto un anno il volontario a Piacenza al secondo Genio Pontieri e poi, quando tutti dicevano non diventerai mai ufficiale, io per spizio ho fatto il corso e sono diventato ufficiale di cavalleria. E adesso? Poi successivamente mi hanno mandato in un prestigioso reparto, dove ho avuto modo di ricevere di salute, in maniera diretta un reparto da un noto massone due mandato inviti ad una loggia che io ho rifiutato, chiaramente, anche perché un reparto già psichiatrico prima venivo mandato da una cultura politica. Però scusami, diversa, tu hai rifiutato due iscrizioni alla massoneria? Due inviti, definiamo gli inviti, sì, perché io le farei vedere che da quando io ho rifiutato quei due inviti, sì, li ho rifiutati, io le dimostrerei con carta alla mano, 10 procedimenti penali in 10 anni e anche a livello militare. Ma scusami, tu oggi che cosa fai? Oggi che fai nei militari? La famosa caccia alle streghe su via. Ma oggi che fai? Però ripeto, questo io lo dico a lei in maniera non come vittimismo. Ma oggi che fai? Dimostrare proprio... Le dico solo questa, La caldaia. Lei sa di qualcuno che in Italia ha ricevuto la visita di un comandante dei vigili urbani perché gli hanno fatto il controllo sulla caldaia scaduta e da lì volevano iniziare un procedimento? Vabbè, però obiettivamente io a chiunque lo dico mi rido. Però scusami, Antonio, ma oggettivamente tu pensi che sei stato perseguitato per la caldaia? Dai, su. No, io le ho detto questo, è uno dei 10 procedimenti. Poi c'è quello. Ma scusa, ma l'esercito, dove mi volevano dare, ma l'esercito ce l'hai ancora o no? Diplomatico dello Stato, un attentato per un tweet. Ma nell'esercito, un'operazione anticamorra, lei pensi? Sì, vabbè, però, finito, io scusami, Antonio, ma tu sei ancora nell'esercito o no? No, io mi sono congedato nel 2004. Ah, meno male. Anni di onorato servizio. Questa è la buona notizia. E che della fai? Giornata. Come campi? Temevo già che ancora fosse dell'esercito. Meno male, hai dato la notizia mio in fondo. Non è più delle forze armate. Ho dovuto prendere le distanze. Ottimo. Nel 2004. Ottimo. Dopo aver Ottimo. Dato il meglio alla forza armata, perché non dimentichi bene, i frutti poi li abbiamo bene, visti fino sono al 2010. Più tranquillo. Però ora sono più tranquillo. Sono c'è un idiota in meno in circolazione. Sono più tranquillo. La ringrazio. Sono felice di farla star serena, almeno a lei. Però scusi, Barbara. Lei dice sono di essere leninista bolscevico nazionalsocialista, che vuol dire? Diciamo che io amo apprezzare la storia per molti anni e anche qui dove mi trovo ora davanti a me ho le immagini di grandi leader un po' strani, equivoci, anche da me odiati in parte, perché non devi avere amore per un leader per parlarne, anzi questa è la capacità anzi della riconciliazione. Però, scusami. Dell'appunto Castro e Lenin. Castro io lo butterei, ma Lenin è un esempio, un capo bolscevico, un uomo che ha dato la libertà, un uomo che come ha calcato il pensiero di Robespierre, di Montesquieu, di Voltaire, ma in maniera vera, reale, portando la rivoluzione bolscevica fino in Germania. Ma il pelatone dove ha... nacque la Repubblica di Weimar, ecco perché sono filo hitleriano definito più che nazionalsocialista, che è generico, è io proprio mi ispiro alla politica del Führer. Adolf Hitler. Che vuol dire che ti ispira alla politica del Führer? Ma segnaliamola alla procura sto stronzo, scusa. Ma li conoscono già, non mi Parenzo, non credo abbiano bisogno di altri ulteriori carteri ingombranti. Ma sto povero stronzo era nell'esercito italiano, sto stronzo. I massoni, pensiamo questo. Sto povero stronzo era nell'esercito italiano. Che ruba reddito di cittadinanza. Però ma scusami, questo povero stronzo Barbuto, che si uno dice, non si può Barbuto, proclamare filo hitleriano, scusi, questo povero stronzo io era dell'esercito. Scusa, Cruciani, sì, mi dica. Però vorrei dire solo una cosa, che le leggi europee sì, questo povero stronzo, d'ora in poi lo chiameremo così, scusa, non per nome e cognome. Gli insulti, Antonio Barbuto, ma non è insulto, è fattuale.
è un povero stronzo nazista. Aspetta. Lei si definisce hitleriano, io la definisco un povero stronzo nazista di merda. Perché il vero capo e io ti definisco un povero stronzo nazista di merda, poi quello sei che fu guardia bolscevica rossa. No, 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 non interessa né di Stalin, è importante dirlo, no? Prese sei le distanze solo un povero stronzo nazista, no, fine. Prese le distanze ma non farti troppe pugnette, sei un povero stronzo. Scusa, nazista, ma quanti anni ha? Appunto. Però scusami Barbu, adesso prego, oggettivamente definirsi filo hitleriano, filo nazionale, sì, ma non è IA, mi sembra una cosa un po' da matti. Questo era dell'esercito. Ma no, guardi, è un po' una provocazione pasoliniana, mio nobile. Ma non è una provocazione, no, non è pasoliniana. In chiave non è una antropologica. È di un povero idiota. Non accosti il nome di Pasolini a lei, che è un povero stronzo. Perché lei pensi una cosa, no? L'articolo 11 della Carta dei diritti dell'uomo, quindi una legge europea che dice, proprio gliela dico con te, ogni cittadino è libero sul suolo europeo di esprimersi senza limiti. Sì, ma che vuol dire essere filo hitleriano? Tu ti sei definito filo hitleriano nazionalsocialista non è possibile, cioè è una cosa fuori dal mondo, dai, su. Perché? Invece è un bel pensiero che io le posso dire, come molti torneranno a fermarsi. Io le dico una notizia di qualche giorno fa che non so se ha letto. In Germania hanno un problema, un terzo degli agenti di polizia è nazista. E li hanno iniziato una notizia dell'Ansa di 3 giorni fa. La polizia in Germania 1 su 3 e il ministero sta ricordando, perché oramai la verità viene a galla. Quale verità? Quale verità? La verità è che l'unica verità che viene a galla è che lei è un coglione. L'unica verità è che è a galla e galleggia come uno stronzo. Il 99% galla, delle risorse. Lei infatti è venuto a galla. Cos'è che viene a galla? Le feci. Le feci vengono a galla. Lei è venuto a galla. Lei è venuto a galla, come le feci? Perché abbiamo come dei le nomi, feci? Facciamo la peppino impastata di nomi, Giuliano Amato, Berlusconi, ma Prodi, e tutte quelle canaglie che si sono alternati al governo. E che, però scusami Orlando, lei è semplicemente uno scarico industriale, questo è lei. La ringrazio Parenzo per queste nobili parole. Mi hanno financo bloccato l'unica forma che avevo, il conto corrente, quindi io avevo 30 euro per campare, dove ogni tanto... Quindi mi hanno messo nelle condizioni, da un lato ti chiedono lo SPID, dall'altro non ti danno la possibilità di usufruire di mezzi per sopravvivere. Lei mi dice questa è democrazia? Lei mi dice, ma io voglio il Führer, Maremma Zucchina, mi sono sentito dire, proprio rivoglio il Führer. Ho fatto un'asta a volte. Ma che c'entra il Führer? Cosa c'entra il Führer? Lui è garanzia di stabilità per lo Stato. Ma per questo loro, gli amici di Wall Street, ce l'hanno a morte con Baffino. Perché Baffino non gli avrebbe mai dato Enel e Deni come ha fatto Giuliano Amato. Questa è la concretezza. La concretezza si libera nelle tasche degli italiani. Siamo poveri, signor Cruciani. Io da 20 anni, quindi non mi preoccupo. Però vedo sempre più poveri attorno a me. Auguro a tutti una buona serata, anche al nuovo presidente di Confindustria. Dopo questo intervento devi tirare l'acqua. Devi tirare l'acqua, Cruciani. Arrivederci. Tiriamo l'acqua. Il tuo conto ti dà 50 euro di cashback. Quello online di Beeper sì? Aprilo su beeper.it e ricevi fino a 50 euro di cashback sul conto. Beeper Banca, dove tutto può iniziare. Pubblicità, regolamento e condizioni sui fogli informativi su beeper.it. Promozione valida fino al 31 maggio. Aspria Harbor Club, un'oasi a Milano dove vivere la vita al meglio. Strutture eccezionali per fitness e spa, ampi spazi all'aperto per rilassarsi e trascorrere il tempo in famiglia, oltre ad aree dedicate al business. Live life active, live life together, live life well. Aspria. Ciao, come si chiama la soluzione per la gestione digitale delle informazioni? Arxivar. In azienda dobbiamo archiviare i dati direttamente dal nostro gestionale. Arxivar lo fa. E gestire i processi di approvazione. Arxivar lo fa, eppure bene. E firmare digitalmente i documenti e conservarli a norma. Ma certo! Guarda, fai prima visitare www.arxivar.it e scopri quanti problemi ti risolve. Arxivar, la soluzione per la gestione digitale delle informazioni della tua azienda. Hai visto il nuovo Ford Transit Courier? Sì, nuovo, ma cos'ha di nuovo? È più tecnologico, più versatile, con più volume di carico. Ora fino a 2 euro pallet. Sul serio? Sì, e lo trovi in pronta consegna a 16.950 euro IVA esclusa. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Borse in diretta.
Wall Street prosegue in territorio negativo in attesa del dato sull'inflazione statunitense che sarà comunicato domani, che orienterà le scelte della Federal Reserve sull'abbassamento dei tassi. Dow Jones perde ora lo 0,38%, Nasdaq lo 0,15%. Sulla scella chiusura dei listini del vecchio continente tutti in rosso, la borsa peggiore, quella di Francoforte in ribasso dell'1,2%, seguita da Madrid 0,9%, Parigi 0,8%, Londra 0,1%, Piazza Affari archiviato la giornata con un meno 1,08% nel FTSE MIB. Molto male Leonardo, meno 8,9% dopo il report negativo di Goldman Sachs sul settore della difesa, seguita da Iveco che ha ceduto il 6,9%, dalla Popolare di Sondrio meno 3,8%, da MPS che ha ceduto il 2,6%, in vetta di Azur in salita del 3,5%. In chiusura cambio euro su dollaro 1,08,53. È tutto. Per il garage di casa tua non accontentarti di un semplice portone. Scegli Breda, gli esclusivi portoni sezionali costruiti per proteggere la tua auto e gli oggetti che hanno bisogno di un riparo sicuro. Tecnologia brevettata e sistemi anti-effrazione. Design 100% made in Italy, rete vendita in tutta Italia. Visita bredaportoni.com. Breda, i portoni più belli d'Italia. Dai, proviamo il nuovo sistema. Occhi fissi sul fatturato. Vai, controlla il magazzino. Marca stretto i costi. Un tocco e va in rete. Bravo. Mister Spalletti, che ne dice? Che gestionale. Per un'impresa vincente, metti in campo i software Team System, ora potenziati dall'intelligenza artificiale. Vai su teamsystem.com e scegli il premium partner delle nazionali italiane di calcio. Team System, l'impresa che semplifica la tua. La consulenza su misura per te, con gli esperti del Sole 24 Ore. In occasione del 40° anniversario dell'Esperto Risponde, 4 pratici volumi con le risposte e i chiarimenti ai principali temi di attualità. Dalle regole di condominio alle norme sulle pensioni, dai diritti sui temi di famiglia alle partite IVA. I quaderni dell'Esperto Risponde. In edicola ogni mercoledì con il Sole 24 Ore a un euro in più. Mercoledì 10 aprile, il terzo volume dedicato alle pensioni. Sogni un prato perfetto senza sforzo? Ci pensa Ambrogio, il robot rasaerba innovativo e made in Italy, ideale per qualsiasi giardino. Affidati al tuo assistente del verde con intelligenza artificiale e cuore tecnologico. Scopri tutti i modelli su ambrogiorobot.com. Per il lavoro che ami c'è un'energia che ama il tuo lavoro. È l'energia di Repower, efficienza energetica e mobilità elettrica per la tua azienda, elettricità e gas inclusi. Repower, l'energia che ti serve. State ascoltando un programma offerto da Axerta, indaga, documenta, accerta. Axerta.it. La Zanzara. Io faccio parte del nuovo movimento antitoria tamburiniana. Se becchiamo dentro ai bagni dei disabili o uomini dentro ai bagni delle donne, vi stacchiamo la capoccia. Ma no. Ignoranti, zozzi, luridi, siete dei bastardi. Io e mio marito ascoltiamo entrambi il tuo podcast di merda. Io ti detesto e ti disprezzo sempre di più perché sei un gran coglione. Lui invece, mio marito, quasi ti venera. È preso da spirito di emulazione. Credo che chiederò il divorzio. Io proverei a chiamare, è tempo che non lo sentiamo, è tanto tempo che non lo sentiamo, il dottor professore presidente Bambalau. Cioè proverei a chiamarlo al volo perché sono successe delle cose molto molto gravi in questi giorni. Stiamo trasferendo la tua chiamata alla segreteria telefonica. Ma com'è possibile che Bambalau non è presente all'appello? Riproviamo ancora, riproviamo. Intanto Alessandro da Firenze, vai Alessandro, dimmi. Stiamo trasferendo la tua chiamata. Alessandro, dimmi. Buonasera, volevo fare al signor Parenzo due domande. Sì. La prima è, grazie. Qual è la più grande democrazia? Grazie, prego. Grazie, volentieri, molto volentieri, grazie. Qual è la più grande democrazia? Grazie molte per la sua attenzione, prego, grazie. Qual è la più grande democrazia? Ancora, allora, qual è la più grande democrazia occidentale?
Io grande in termini, uno dovrebbe dire l'India, ma in realtà l'India non è occidentale, ho detto occidentale, occidentale, non orientale. Vabbè, Stati Uniti, Alessandro, Stati Uniti, bene, Stati Uniti. Bene, ok. Quindi vorrei un suo così un suo commento sul fatto che il 24 marzo del 24 la Corte Suprema di Giustizia degli Stati Uniti ha dichiarato senza possibilità di appello che i vaccini non si possono chiamare vaccini, bensì farmaci genici sperimentali. E quindi le persone, le persone rientrano all'interno del trattato di Norimberga, qui non possono essere costrette né come in Italia ovviamente tramite coercizione ad assumere questo farmaco. Le rispondo subito. Vorrei un suo commento. Lei mi chiede cosa penso di questo, di questa sua domanda, me ne sbatto i coglioni. Grazie Alessandro. Molto bene, quindi questo definisce il suo pensiero. Il mio pensiero è vaccini, vaccini, vaccini. Di quello che lei dice, me ne sbatto i coglioni, aggiungo io. Certamente. Però fermi tutti, in collegamento da Sharm el Sheikh, Pasquale Lino Romano. Buonasera. Oh vita mia, oh cuore, questo cuore. In di meno che non siete capaci di chiamare a Oasi Blu, ho dovuto sequestrare un egiziano col telefono per farmi chiamare. Che ne crucia, che ne pare su stalking, su stalking che mi fa la zanzara. Mamma, ma che stalking, che lo stalking lo fai agli italiani, perché sei per l'ennesima volta in vacanza a carico nostro, stavolta a Sharm. Mi devono togliere l'acqua e la luce e il gas, perché si sono popoli cani pecora. Ma che vuol però, dire? Fratello, tu dovresti stare pancia a terra in giro per l'Italia cercare lavoro, amico mio, non è possibile, pancia a terra. Ma chiamami alla 7, ti faccio fare più audience del debito con quei quattro. Ma tu non devi farmi fare audience, devi andare a lavorare. Scusami, quattro poveretti, l'8%, il 10%, il 9%. Però scusami, come passi? Che temperatura fa lì a Sharm? 31 gradi, bello ventilato. Sì. Non si sente proprio il caldo. Non si sente il caldo. Come passi la tua giornata? Come passi la tua giornata? Caro Giuseppe, compare nipote, la mattina me ne vado alle spiagge. Sì. Il pomeriggio me ne vado alle piscine. Sì. E mo stasera andiamo al come si chiama? A mangiare al bicchetto. Adesso andate a mangiare, certo. Al casino. La pizza Sharm el Sheikh. Cioè uno va, è proprio un idiota. Uno va a Sharm el Sheikh d'Egitto a mangiare la pizza. Ma no, roba no, davanti, ma sei proprio anche proprio un turista ignorante. Ma uno mangerà il pesce a Sharm el Sheikh, no? Ignorante, bene, ignorante. Io sto in un hotel con ristorante italiano, perché se ti mangi la roba egiziana, la mattina cacao pulcini, perché qua mangiano solo pollo. E da cagare escono i pulcini dal culo, Valenzo. Cioè, mi sembra di capire, Carolino, che te la spassi in sostanza. Sempre a carico degli italiani, ovviamente, ma te la spassi, no? Quanto è costata questa vacanza, scusami. Ancora, ma quanto parla sempre di soldi. Ma la voce euro non me la dai. Visto che sono più i nostri soldi? I nostri soldi sono fondi sociali europei. Voi lo pagate da 30 anni all'Europa e lo pagano agli italiani. Voi siete contro, avete dato la conferma di essere anti italiani. Siete anti napoletani. Questa è la prova. Da dove poteva venire uno che a carico degli italiani si trova a Sharm el Sheikh? Ma ti dispiace? Ma figurati. A me sì. Hai anche un autista. Avete chiamato pure Gennarino. Tu hai anche un autista, mi sembra di capire, no? Gennarino o no? Gennarino da Sharm, io lo chiamo, lo mando i messaggi, ti mando a prendere, mi accompagno, lo prendo, lo a carico nostro. Chi è Gennarino?
Ma chi è Gennarino D'Asciani? Chi è? È un egiziano che io l'ho chiamato Gennarino. Il mio spugnizio egiziano. Incredibile. Andrea da Firenze, fermo. Andrea, che dici, Andrea? Dimmi. Sì, ma Giuseppe, ma io mi vergogno, soprattutto mi meraviglio che lo invitate ancora. Ossolino Romano, è la radio di Confindustria. E allora? Cioè, il problema, ma il problema, siete voi, non lo dovete invitare più. Ma poi io voglio capire, come ha fatto a prenotare quello il viaggio per Sharm el Sheikh? Se quello non sa manco come si scrive Sharm el Sheikh. Cioè, spiegami come ha fatto a prenotare il viaggio per Sharm el Sheikh se quello non sa nemmeno come si scrive Sharm el Sheikh. Ma spiegami. Se l'avrà fatto la sua compagna, non lo so, ma lui lo sa come si scrive Sharm el Sheikh. Adesso non lo sottovalutare. Quello non sa leggere, quello non sa leggere. Ascoltami bene. Ascoltami bene, caro Andrea da Firenze. Io sono napoletano vero. Parlo napoletano, inglese, francese, spagnolo e poco italiano. Ma andremo io tra di tutti. Ma perché non trovi un lavoro? Attenzione, pickpocket. Andrea, scusa, tu ti vergogni da napoletano trapiantato a Firenze, lavoratore, di essere rappresentato, come dire, da uno che si dichiara più napoletano che italiano, come Pasquale Nino Romano? Ma quello non è né napoletano né italiano. Quella è la vergogna proprio del mondo, è un parassita. Ma di che stiamo parlando? E invece di chiamare l'ambasciata russa, di cui a noi di Navalny non ce ne fotte un cazzo, chiamate l'ambasciata italiana e fategli il foglio di via, rimanesse a Sharm el Sheikh sto parassita. Ma io non sono italiano, io sono napoletano, non hai cittadinanza. Io sono napoletano, non italiano. Tu sei scorni Napoli. Ma perché lo scorno di Napoli? È uno che sta a Firenze, napoletano, che lavora come un pazzo. Figura, a Firenze, pensa un po', è nato traditore. Io non sono italiano. Ma è andato a vivere a Firenze per lavorare, diglielo, Andrea. Quello, Giuseppe, ma lo sai perché lui viaggia ogni 2x3 Sharm el Sheikh, Tenerife? Perché a Napoli non lo vogliono più, hai capito? Si vergogna di un personaggio del genere. La verità è quella. Quello viaggia che a Napoli non può stare, tu non hai capito, per questo facciamogli il foglio di via, Lino, a sto parassita. Ma che lo invitiamo a fare? No, io lo invito, Lino, rispondi ad Andrea. Allora, ascoltami, vai. Bene, questo da Napoli è partito a Firenze e al posto del frigorifero ha fatto scappire, capito? Ma il servo frigorifero dai, su fra. Gallo da Cesena, Gallo, che è Gallo? Mamma, chi cazzo è Gallo? Io trovo veramente uno scandalo. Gallo, il caso Lino Romano, in vacanza a Sharm el Sheikh coi soldi nostri. Ma vai, non c'è Gallo, da ridere, se a te fa piacere che vengono buttati via così i nostri soldi. Stai zitto un attimo, stai zitto che la colpa è la tua, parente, che lo inviti anche alla 7. Sei imbarazzante. Dimmi Gallo, dico qualcosa a Pasquale, dimmi. Fammi capire, Pasquale Cattino Romano, che adesso è successo di Napoli. Ma fammi capire una cosa, io ho lavorato, ho finito adesso. Te che cazzo fai? Cosa fai? Cioè, ti vuoi scegliere anche il lavoro, te? Ti vuoi scegliere addirittura il lavoro? Non scegli chi se ne fotte? Siete un popolo che deve essere frustrato, hai capito? Mi fate fare i cerici dallo Stato. No, ma fammi capire una cosa. Tu mi chiami perché a giocare a mi devi dare i pezzi da 90, ne era capezzona. Però porra, scusami, che Lino. Scusami, Lino, tu andresti a lavorare a Cesena, dove abita Gallo? A Cesena, Gallo. Ma perché? Che male t'ha fatto la Romagna? Siamo a tamburina. Mauro da Treviso. Sentiamo Mauro. Attenzione, pickpocket. La bocca larga. Dove sei andato in vacanza? Sempre i soliti posti ignoranti. Tenerife, Sharm el Sheikh. Gente ignorante va in posti ignoranti. Vabbè, Sharm el Sheikh, c'è un sacco di gente a Sharm el Sheikh. Adesso questo non c'entra niente. Senti, ma io posso molti fare una bocca larga, ma ci sarà uno dell'agenzia delle entrate che ascolta, che ti rompe il culo. Attenta, quelle dell'agenzia delle entrate ti stanno entrando nel culo. Sì, vergognati, va, sei la vergogna dei napoletani. Lotta. Questo è Pasquale Lino Romano Luciani, posso mandare un messaggio? Dimmi. Caro Porro del Debbe Capezzone, un saluto da Nama Bay con l'assegno di inclusione. Oh vita mia, oh cuore, ho visto cuore.
Sì, vergogna, dovresti stare lì a cercare, a Napoli a cercare lavoro. Italiani! Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lo so, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.